you <music> Vorrei fare qualche secondo di silenzio per farvi immaginare questa scena raccontata da Isabella agli inquirenti. Allora, le tossicologiche non dovevano farla Isabella, ma al PM che ha creduto a queste parole. Buonasera ragazzi! Buonasera dal bunker anticiclone, antiuragano, anti volare via le cose come è successo in questi giorni. E Ragazzi, è una sistemazione che ho trovato così momentanea. Spero che l'audio sia buono in ogni caso. Spero che riusciate a vedermi. Uh, in ogni caso, Mao non riesce più a salire sul tavolo perché qui non c'è spazio. Vieni, Mao, vieni fatti vedere. Eh, lo so che non riesci più a salire, povero Mao. Eccolo il Mao che è qui. Ciao, ciao a tutti. Comunque, io oggi vi porto un caso che mi avete chiesto in tantissimi ed è un caso super famoso in Italia anche perché di Dennis Bergamini se ne parla da 30 anni, ci sono state molte udienze, ci sono state diverse indagini eh, chiuse, riaperte, richiuse, riaperte e attualmente è in atto il processo che vede come unica imputata in concorso con ignoti l'ex fidanzata di Dennis, ma adesso poi vi racconto tutti gli antefatti così chi non conosce la storia capirà, abbiamo anche tutti i dettagli delle anomalie tutte le, le cose che non tornano, le cose strane, ci sono anche cose un po' creepy, scug, grazie mille per i pettini, grazie mille, grazie mille. Magari arriviamo Ted Bundy ad Halloween, sarebbe top, se mi fate raggiungere Ted Bundy per Halloween, veramente ci facciamo la settimana Ted Bundy praticamente. Ale Salva, grazie mille, grazie mille. È il calciatore, sì. Tra l'altro era un calciatore anche piuttosto famoso perché le persone lo riconoscevano in giro per strada, quindi guadagnava anche molto bene. Lui è arrivato a giocare alla Serie B, era un... quando è morto, poverino, aveva solo 27 anni, ma era pronto per passare alla Serie A. Tra l'altro aveva avuto una proposta per entrare in Serie A, ma purtroppo è morto troppo presto. Ha 27 anni è entrato nel club 27 sfortunatamente non per volontà sua, ahimè. Devo um, scriverti da errore. Ma mi dispiace Francesca. Ma vi dà dei problemi tecnici stasera, Twitch perché sto vedendo che in molti minimi state scrivendo sta cosa. Grazie, Ale salva, grazie mille, grazie mille. A me non vanno i tag, sì, perfetto. Ok, um, bene allora prendetela con Twitch, che, come al solito, ha i suoi disagi. Come si fa per raggiungere Tat Bandy? Ve lo dico subito. Allora, qua c'è un counter. <ride> qua? C'è un counter di sub. Se arriviamo a 2500 abbonamenti, appena ci arriviamo, sblocchiamo Tat Bandy. Datemi una settimana che lo preparo e poi via. Ha dei problemi Twitch? Ok, da mobile. Fantastico, quindi siamo soltanto noi col, col computer collegati stasera. Va bene, ok. Andiamo lo studio nuovo. No, abbiamo lo studio di fortuna. Comunque, eh, ragazzi, per chi dovesse... magari date, date una mano perché io adesso quando comincio poi a parlare del caso smetto di parlare del perché sono nel bunker. Quindi magari datemi una mano a rispondere a quelli nuovi che entrano e che non capiscono questo cambio. Magari rispondetegli voi. Ecco, lo studio anti-apocalisse, sì. Sto seguendo da cellulare, non ho problemi. Meno male, <ride> meno male. Ok. Allora, non preoccuparti, Auri, grazie mille a te. Il caso di Dennis, vi dico che sta tenendo uh, il fiato sospeso a parte che lo sta tenendo gli italiani da 32 anni. Il papà di Dennis, che è sempre stato in prima linea. Per combattere, appunto, per ottenere verità e giustizia per il figlio, purtroppo un paio di anni fa è venuto a mancare, quindi non può nemmeno seguire, ahimè, questo processo che forse finalmente darà, darà giustizia a Denis. Stanno venendo fuori tante verità e tante cose che all'epoca non vennero dette. E per quanto riguarda il processo che si sta consumando adesso, la nostra maggiore esperta è sempre Alice dell'ora del tè. Quindi, siccome io vi parlo della psicologia, vi parlo della storia, vi parlo delle prove, delle cose che non tornano, ma del dibattimento in aula ve ne parlerà Alice dell'ora del tè. Come avrete capito, abbiamo creato questa diciamo collaborazione nella quale ci mettiamo d'accordo anche oh quale caso porti perché qua c'è un processo io, non... io di solito le dico guarda io non ho proprio voglia di mettermi a fare il processo lei non vede l'ora perché mi piace fare quello e quindi glielo dico sempre dico, guarda io porto quello c'è un processone magari portalo tu sì sì alla grande quindi mi ha detto che Adesso devo uscire col processo Vanna Marchi, che si collega anche col mio video di Vanna Marchi. E lo stesso con, con Dennis. Quindi, molto probabilmente, settimana prossima farà anche lei il video sul processo di Bergamini. Sì, è carina. Lei è carina e anche molto brava. Dopo 30 anni poi mi vengono a dire che per Mario Biondo. Guarda, ti volevo qui, ti volevo, con Mario no, Biondo non si può fare niente perché dopo 9 anni è passato troppo tempo. Esatto esatto ah, iniziamo 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 il caso di oggi basta le chiacchiere allora eccolo qua eh, tra l'altro possiamo anche quasi definirlo un vip crime siccome lui era piuttosto famoso lui si chiama Denis Bergamini, all'anagrafe Donato, è nato ad Argenta, in provincia di Ferrara il 18 settembre del 1962. Lui è sempre vissuto, diciamo, nella, in Romagna, quindi era proprio un romagnolo, eh, ha giocato nell'Imolese, ha giocato nel Russi, provincia di Ravenna, Imola, provincia di Bologna, ma eh, diciamo che sono proprio le zone dove sono nata io, le, le zone mie, quelle. E quindi era anche un po' un pezzo di, di casa, Denis, per quanto mi riguarda. Lui nasce appunto nel 62 e giocava come promettentissimo centrocampista. Ebbe la sua migliore stagione giocando nel Cosenza, perché appunto, grazie al Cosenza, eh, riuscì a volare in Serie B. Cioè, sia lui grazie al Cosenza, sia il Cosenza grazie a lui, perché effettivamente era davvero tanto, tanto bravo. Anch'io convinta che giocasse per il Bologna, perché guardando queste magliette. Io dicevo, ma queste non sono le magliette, non sono i colori del Bologna. Poi ho detto, vabbè, io rinuncio enuncio perché tanto sono davvero troppo ignorante. Troppo. Ok, tu ci vivi a Ravenna, sai che è una delle città d'Italia con il tenore di vita più alto? Almeno era così fino a qualche anno fa, poi non so le nuove statistiche. Ma Ravenna era in cima tra le migliori città dove vivere in Italia, dove si sta meglio. Quindi goditela, soprattutto goditi le rotonde, che sono belle. Allora, quando. Lui aveva 27 anni, la sua carriera stava letteralmente volando, cioè lui era mh, andato in Serie B e già aveva delle proposte per andare in Serie A, aveva solo 27 anni quando perse misteriosamente la vita sotto le ruote di un camion sulla statale 106 Ionica, si, si trovava in un paesino all'altezza di un paesino in provincia di Cosenza, poi ovviamente adesso andremo nello specifico inizialmente sappiate che il caso è stato immediatamente archiviato, anche piuttosto frettolosamente, come, ditelo voi che non ho bisogno di dirvelo, non ho bisogno di dirvi io come era stato archiviato all'epoca questo caso, e come hanno continuato ad archiviarlo per altri, altre millanta volte. Suicidio, e eh, bravi, e eh, bravi, suicidio. Perché qui ci sono dei personaggi che hanno messo in piedi questo omicidio, perché si tratta di omicidio, e non è che lo dico io, ma lo dicono anche le prove scientifiche che hanno permesso di riaprire recentemente il caso. E quelli che l'hanno messo in piedi ben sapevano che gli inquirenti non vedevano l'ora di trovarsi davanti ad un suicidio. E quindi ve lo dico, ormai abbiamo imparato: se dobbiamo fare dello staging, cosa facciamo? Suicidio. Appendiamo qualunque cosa, in qualunque stato sia il corpo, lo appendiamo da qualche parte, lo buttiamo sotto un camion e sarà sempre suicidio. Vedi anche eh, Giulia di Sabatino, per esempio. È una storia piuttosto simile, ma il fatto che ci siano voluti così tanti. Anni per avere giustizia, che poi ancora deve finire questo processo, sicuramente lei verrà condannata. Eh, per come sta andando lei? Verrà condannata. Bisogna capire a quanto e, soprattutto, se trovano anche i complici, perché lei è condannata in concorso. cioè eh, scusatemi, non è ancora condannata, è mh, accusata in concorso, comunque. Cominciamo con la storia di Dennis. Dennis, io inizierei dal nome, perché, come avete capito, lui si chiama Donato, detto Dennis, ma c'è un aneddoto veramente dolcino sull'origine sull del nome. Perché prima che lui nascesse, la sua mamma lesse su un giornale questo nome, Dennis, che la colpì tantissimo. Era un nome: ti si blocca stasera, buga? Si frezza tutto. Eh, C'ha dei problemi Twitch tecnici stasera però nel caso prova ad abbassare la qualità dell'immagine, tante volte magari ho, ho alzato io la quality e se il vostro internet non la regge magari vi conviene, no sono da PC allora è strano, mi dispiace, mi dispiace. Comunque la mamma guardava questo giornale, ha letto questo nome, che era un nome, diciamo, franco-anglofono, e se ne è innamorata da subito. Quindi ha detto: Vabbè, il mio pancione, no, il bimbo, quando nasce lo voglio assolutamente chiamare Dennis. Il problema è che quando questo bimbo nasce, papà Domizio, che è appunto il caro papà che è venuto a mancare da poco, Va all'anagrafe per segnare Dennis come nome. Però ragazzi, all'epoca, nel 62, i nomi di derivazione straniera non erano permessi dall'anagrafe italiana, quindi bambino italiano non poteva chiamarsi con un nome straniero, doveva essere per forza con un nome italiano. Cioè, allora io lo chiamo Termosifone, lo chiamo Spinterogeno, va bene? Spinterogeno, che tra l'altro, voglio dire, suona pure bene, no? non potevi chiamarlo Dennis quindi Domizio eh, avendo già una figlia che si chiamava Donata e insomma c'era questa assonanza dice va bene dai lo chiamo come, come l'altra figlia lo chiamo Donato quindi all'anagrafe lui si chiama Donato ma eh, l'hanno sempre chiamato tutti quanti Dennis ti faccio morire buga sì perché voglio, voglio uccidervi per avermi come argomenti true crime sto scherzando ovviamente All'anima, Spinterogeno, sì, Spinterogeno secondo me è un nome bellissimo. Comunque, sappiate che eh, la possibilità. Sfintere, anche sta un sacco bene, bello, bello sfintere, mi piace. E la possibilità di chiamare i bambini con nomi non strettamente italiani esiste dal 66. Comunque. Donato, ovviamente, è Dennis per tutti: per i familiari, per gli amici, per i suoi compagni di calcio. E tra l'altro, lui aveva detto ai suoi familiari che prima o poi sarebbe andato a fare le carte per farselo cambiare ufficialmente questo nome, perché lui, come Donato, non ci si riconosceva, certo. Comunque lui fin da ragazzino è sempre stato attratto dal pallone, perché noi italiani noi amiamo il pallone e Danny si piaceva tanto, no? Quindi fin da veramente ragazzino giocava a pallone nelle strade con i suoi amichetti e sogna di diventare un calciatore professionista. Dalla sua, come, come dire, da parte del suo corpo non era poi così avvantaggiato perché il suo fisico era esile e non era proprio non aveva il, il fisicone da calciatore classico però la passione e il talento lo hanno fatto diventare un calciatore snello sì ma rapido e sgusciante come sembra anche che ci capisca di calcio quando dico queste cose comunque lui a 15 anni già ottiene i primi risultati perché si fa notare nelle giovanili dell'argentana e nell'82 passa a giocare nel limolese Yomla! Viva Yomla! E niente, gioca nel limolese, poi nel 93 passa al Russi, Russi è un paese molto romagnolo, cioè questa è proprio profonda Romagna, vera Romagna, Russi, Godo, quei posti là la, dove c'è il granone romagnolo, quello proprio vero, è in provincia di Ravenna. E nell'82, no scusatemi, a 23 anni entra nel Cosenza, che è la vera svolta della sua vita. Ora io non so calcisticamente cosa ne pensiate della squadra del Cosenza, soprattutto non so dopo 30 anni cosa sia oggi il Cosenza. Comunque, quando lui ci entra a 23 anni, Cosenza giocava in C1, Alfonsine. Esatto, è quella zona lì. È quella... Godo come i russi. Ecco, più o meno, più o meno. Ecco, giocavano in C1 e uh, Dennis per la prima volta quando passa al Cosenza, ovviamente, dovrà stare lontano dalla sua famiglia, in un luogo molto diverso dalla Romagna, perché insomma, Cosenza ...nord-sud, sapete, differenze, poi 30 anni fa si sentivano anche molto di più, e, però insomma non si fa atterrire dalle differenze, anzi accetta con entusiasmo il cambiamento e accetta ovviamente la proposta del Cosenza senza pensarci due volte e sarà tra l'altro anche grazie all'apporto e al talento di Danish... Che è giusto che lo chiamiamo Danish perché io credo che un po' tutti lo chiamassero così in Romagna. Che il Cosenza passerà in Serie B nell'annata 87-88. Grazie, Ulan e grazie, Lori. Grazie mille, grazie mille. Forza, Cosenza, via, sempre. Allora, nell'89 Danish ha quindi 27 anni, guadagna molti soldi, cioè pensate che lui all'epoca guadagnava 8 milioni di lire al mese. E per i più giovani all'ascolto in questo momento, 8 milioni di lire al mese di 30 anni fa è come dire 15 mila euro al mese oggi, più o meno. È come un medico, pure di più, pure di più. E niente, è felice. Ha una carriera stellare davanti. Tra l'altro, rilascia anche delle interviste in cui lui proprio fa progetti per il futuro. Tra l'altro, aveva anche pensato di guardare dei terreni perché voleva investire in un'azienda agricola. Aveva già cominciato a guardare insomma per comprare dei terreni. Eh, aveva grandissimi progetti, non certo quelli di morire, ma. Nella sera del 18 novembre del 1989, intorno alle 19.30, viene ritrovato cadavere schiacciato da un camion carico di mandarini, un camion che pesava 138 quintali. Questo succede appunto sulla, sta sulla statale 106 Ionica, all'altezza di un paesino in provincia di Cosenza e già dopo poche ore che questa è una cosa incredibile questa è la cosa che poi a me mi fa girare i coglioni perché come è successo anche con la notizia del corpo carbonizzato trovato um, accanto alla macchina nel parcheggio subito i giornalisti scrivono è suicidio, uguale è successo con Dennis già dopo poche ore i media è suicidio, è suicidio lui si è ucciso, è andata così, bella quindi si vede anche che c'era una volontà che questo caso uh, continuasse a come dire a nascondere la verità dietro il suicidio e infatti la procura cercherà di archiviare frettolosamente le indagini come suicidio ma i genitori gli amici i colleghi che conoscevano bene Dennis non credono minimamente a questa versione anche perché Dennis aveva appena rilasciato un'intervista in cui aveva detto Proprio Decore aveva detto, uh, io dal futuro mi aspetto, non lo so, magari mi aspetto di andare in Serie A, non vedo l'ora di giocare in Serie A, uh, chissà cosa mi aspetta la vita, in ogni caso a me piace vivere e mi vivo quello che capita. Ora, uno che poco prima aveva fatto un'intervista in cui diceva, chi se ne frega sostanzialmente di quello che, che arriverà, a me piace la vita, quel che viene, viene, lo prendo perché mi piace vivere. Ecco, sembra veramente creepy che da lì a poche settimane si suicida questo ragazzo. Cioè, a parte creepy è abbastanza inverosimile. Sapete che il 19 novembre, il giorno dopo... Eh, esatto, lui faceva progetti per il futuro, ma anzi, era nel boom della sua carriera, era stracarico, era felice, faceva... Eh, parlava anche dei suoi progetti con la sua famiglia. Cioè, nessuno mai ha creduto questo sia andato suicidato. Cioè, non era da dire... oh. Era depresso, quindi posso approfittare della situazione depressione per dire che si è suicidato. No, 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 minimamente zero depresso. Beato, cioè, nel senso, beato chi ha zero depressione sempre. Bello trovato il gatto con gli occhiali. <ride> Grande zia! Adoro. Eh, sì. La cosa assurda è che fanno supposizione senza avere le prove, senza accertarsi che sia vero, sì. Sì, c'è anche solo questi inquirenti che arrivano sul posto e senza un medico legale già dicono «Ah, beh, sì, è suicidio!» Qualquadra non cosa. Insomma, sappiate che il 19 novembre, ovvero il giorno dopo la sua morte, Dennis avrebbe dovuto giocare una partita decisiva. C'era il derby contro il Messina. Io adesso non so neanche cosa sia un derby, però sicuramente chi ne sa di calcio saprà. Qualche giorno prima lui, come al solito, era tornato dalla sua famiglia in Emilia-Romagna per rilassarsi un po' perché lui, tutte le volte che ci aveva una partita importante, tornava a casa a farsi coccolare a suon di tortellini, di tourtouin, di, di piadine, di lasagne perché giustamente no, si faceva un po' coccolare e poi ripartiva per, per la grande partita. Ma quella volta Dennis, quando è tornato a casa della sua famiglia, appariva particolarmente strano. Cioè, una sera, per esempio. I cappelletti, esatto. Una sera, per esempio, erano a cena in famiglia e suona il telefono di casa. Ricordatevi che tutta questa storia dovete un attimo concentrarvi sul fatto che non c'erano i cellulari. Quindi, non c'erano i cellulari, non c'era l'internet. È un mondo. Sembra veramente un mondo completamente diverso. Ma. Uh, è solo 30 anni fa, sostanzialmente. Ciao Alice, quanto mi mancano i tortellini. Eh, eh, anche lo dici. Il derby si riferisce a quelle partite giocate con le due squadre della stessa città, tipo Milan Inter. Grazie, Floridian. Cioè, mi hai appena spiegato una cosa in modo così semplice che l'ho capita. Ho capito qualcosa sul calcio, Floridian. Grazie infinite. Sono felice che tu stia bene. Sul serio, sono felice. Ti abbiamo pensato tanto in questi giorni. Trent'anni fa, Bugatti, tu c'eri? No, lui quando è morto io ancora non c'ero. Ma infatti sono passati 32 anni dalla sua morte. Perché so, sono 32, dico 30 per arrotondare, ma sono 32. Comunque, quella sera, no? Suona il telefono di casa, di casa Bergamini. Appena squilla, Dennis si alza da tavola velocissimo e si fionda per rispondere al telefono. E quindi i genitori danno per scontato che molto probabilmente stava aspettando questa telefonata. Nessuno sente lui che cosa dice al telefono, ma quando torna a tavola i familiari vedono che è strano. È proprio strano Dennis perché lui muore nell'89 perché è tutto rosso e ha delle goccioline di sudore che gli scendono e quasi tremavano, quindi una sorta di attacco d'ansia, una paura molto intensa. E, e sicuramente questa ansia, questa paura dovevano essere conseguenti a quella misteriosa telefonata della quale purtroppo non sapremo mai, non sapremo mai neanche da chi è arrivata. E anche qui niente da dire, va bene che non c'erano i cellulari, ma i tabulati ci saranno stati all'epoca, e però da chi è provenuta, insomma da chi è arrivata questa telefonata non si è mai scoperto, perché poi non si è mai voluto scoprire, questa è la verità. Comunque la sorella a quel punto che si chiama Donata e tra l'altro è in prima linea ad oggi per portare avanti la giustizia per suo fratello in realtà lei ha sempre lottato insieme al papà adesso purtroppo è rimasta solo lei e quindi è sempre combattiva ed è sempre come dire sul pezzo ed è sempre in udienza per testimoniare, per seguire ovviamente tutte le fasi processuali. Il problema di quegli anni è che in Serie B e in Serie C c'era un giro strano di partite truccate e scommesse legate all'ambito mafioso, già esatto, quello che chiamarono il Toto Nero. Se non sbaglio, che era una sorta di compravendita di partite da parte dei calciatori che si facevano corrompere e perdevano apposta o cose del genere. Infatti, si è pensato che lui fosse implicato in questi giri, ma poi vedremo che in realtà non lo era minimamente. Comunque lui torna a tavola, ha questa faccia sconvolta, suda, è agitato, quindi la sorella gli dice, oh, sei caldo, cavati il maglione. E lui risponde, no, no, i problemi sono altri. E, e quindi altri problemi, non è il caldo, sicuramente saranno questioni, ma di queste questioni lui non parlerà mai e tornerà a Cosenza. Il giorno della sua morte è un giorno abbastanza particolare, cioè quello che succede subito prima alla morte è... è tutto estremamente importante ed indicativo. Perché lui quel giorno lì si trovava in ritiro con la squadra ed erano alloggiati al motel Agip. Quindi pranzano insieme lì a motelagip e dopo pranzo tutti i compagni di squadra, siccome hanno il calo post prandiale, come tutti quanti, vanno in camera a riposare. Anche Dennis va in camera a riposare e insieme a lui c'è Michele. No, scusate, ho sbagliato ho la sbagliato stia. <ride> C'è, scusate, questo è Dennis. Questo è sempre il nostro Dennis. C'è Michele Padovano che era appunto un suo compagno di squadra nonché amico inseparabile. Era tra l'altro il suo continuo, come dire, sempre il suo compagno di stanza. Era quello con cui condivideva sempre la stanza ad ogni ritiro. Si conoscevano davvero molto bene. E lui, tra l'altro, continuerà sempre a testimoniare per quanto riguarda la vita. Il Toto Nero erano scommesse sportive bancate in nero. Ah, il Toto Calcio ha 13 risultati. Col Toto Nero potevi giocare anche una sola. Perché ho visto che c'è stato lo scandalo Toto Nero, che poi tra un attimo vi parlo, ve ne parlo quando ci sono tutte le varie teorie su quello che può essere successo. E però io non ne so niente. Cioè, ho preso dall'articolo dal dall che ne parlava e ho riportato anche perché se devo andare a capire il calcio, veramente siamo, siamo finiti. Come mai la gente si suicida sempre quando sono nel pieno delle loro energie e hanno tutta la vita davanti, la vivono al massimo e sono la cosa più lontana dal suicidio che uno possa pensare? Eppure eh... gli inquirenti sono tutti dei depressi suicidi. Per gli inquirenti sono tutti depressi e suicidi. Ma tu guarda che coincidenza. Eh, vedi? vedi un po', vedi un po'? Anche perché la prima domanda da farsi è a chi conveniva che questa persona morisse? Però state attenti perché in questa storia eh, sembra effettivamente che ci siano degli interessi dal punto di vista del mondo del calcio, ma poi verrà fuori che in realtà per una volta non è il mondo del calcio a essere colpevole molto probabilmente. Ricordatevi che adesso imputata a processo c'è la ex fidanzata per omicidio passionale. E adesso vedremo, adesso vedremo. Jim Garrison docet. Che bello che imparate le cose quando ve le dico. Siete super carini. È troppo bello che vi ricordiate anche meglio di me quello che dico. Comunque, come vi dicevo, in stanza con lui dopo pranzo c'era Michele Padovano, il suo grande amico. E anche in quella stanza, nella motel Agip, Dennis riceve un'altra telefonata misteriosa. La telefonata dura poco, nel senso che lui dice: Ma sarà sui 15-30 secondi, una telefonata breve. Ma la cosa che ha colpito Padovano è che Dennis non ha parlato al telefono, ha solo ascoltato e ha messo giù, senza dire niente. Probabilmente era successo questo anche a casa dei genitori, per questo nessuno sapeva che cosa lui avesse detto al telefono. Comunque, Padovano lo vede tornare preoccupato, anche qui lui è un po' con l'ansia, paura profonda. Però eh, Dennis lo guarda con sguardo assente. Padovano gli dice: Oh, tutto bene, ma Dennis non, non gli dice niente di che, non, non gli rivela niente. Poco dopo, come facevano sempre prima di una partita in casa, vanno al cinema, un cinema pomeridiano. Non fatevi ingannare, perché anche io quando ho letto cinema ho pensato che fosse già la sera, invece no, cinema di pomeriggio. Ma appena si spengono le luci e inizia il film, Dennis si alza ed esce dalla sala. Alcuni dei campagni lo vedono uscire, ma nessuno in quel momento si preoccupa, anche perché dici: Boh, magari gli è venuto il cagotto in questo momento, chi lo sa, devo andare in bagno di corsa anche se appena iniziato il film. Ma beh, può, può succedere che non ti fai delle domande. Lo, lo seguono però con lo sguardo mentre esce e alcuni di loro vedono che sul pianerottolo ci sono due figure che sembrava lo stessero aspettando. Però anche lì non è che si si preoccupa più di tanto. Purtroppo quella però sarà l'ultima immagine che i compagni di Dennis avranno di lui in vita, perché tre ore dopo, alle 19.30, lui verrà ritrovato cadavere. Nuovo giorno, io che ascolto Buga tutto il giorno e poi spawna in live. Vedo come <ride> i Pokémon selvatici. Anche qui a Roma c'è il temporale e fa freddo. Sto facendo la prima zuppa dell'anno. Oh no! Oh no, Mao, eh, Mao c'è, solo che adesso è in redazione. <ride> esatto, <ride> esatto. No, non so dove è Mao in questo momento. È, è mobile comunque qua, perché comunque qua è grandino lo spazio, eh? cioè non c'è più niente oltre a quello che vedete, ma è abbastanza grande qua il tutto. Ma ha saputo da dove arrivavano queste telefonate? No! E questa è questa la cosa assurda. Nessuno ha mai saputo da dove arrivavano queste telefonate, ma soprattutto nessuno ha mai richiesto i tabulati. Per sapere a dove venivano queste telefonate. E poi dopo diventava troppo tardi per richiederli, perché qua eh, sappiamo che in Italia i tabulati passano, non so, all'epoca non so per quanti anni li tenessero, ma anche oggi non è sempre semplice risalire a dei vecchi tabulati. Comunque, um, su queste due figure che lo, lo, lo aspettavano lì al cinema la procura disse all'epoca la procura di cosenza disse che avevano indagato ma che non avevano trovato niente vabbè ci crediamo chi lo sa comunque arriviamo un attimo al personaggio chiave di tutta questa vicenda che è appunto la fidanzata di Dennis o meglio dire la ex non ex avete presente quei rapporti in cui ci sono gli ex non ex allora la loro relazione è andata avanti per quattro anni si sì, Giovanni si è impallato ma lì ci devono essere delle strane cose energie con le calamite come si Chiamano le megaliti, vabbè, non importa, non chiedetemi le cose della fisica. Fatto sta: fatto sta che esatto, tira e molla tira e molla perché? Perché loro due sono stati insieme per quattro anni, avevano una cosiddetta classicissima ehm, relazione tossica. All'epoca non si chiamava relazione tossica perché non c'era ancora questo, diciamo, modo di etichettare questo tipo di relazioni e soprattutto non c'era consapevolezza di queste dinamiche tossiche delle relazioni. Anche adesso ce n'è poca, ma almeno se ne comincia a parlare. Si comincia a parlare di narcisismo tossico, si comincia a parlare di vampirismo emotivo, si comincia a rendere consapevoli chi è all'interno di una relazione di questo tipo di esserlo, che è il primo passo non vuol dire che appena te ne accorgi, ah bello allora vaffanculo, no purtroppo non è così immediato, anche quando te ne rendi conto non è semplice uscire da, da una dipendenza, perché poi chiaramente l'amore è anche dipendenza. Fatto sta, eh, che ansia, meglio restare soli. Guarda, Daba, io sono perfettamente d'accordo con te. E dopo dieci anni che continuavo a cambiare fidanzati ogni tre per due, ho deciso che bello, tipo, cioè, stare da soli è bello, 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 bello in modo assurdo anche perché io sono Isabella. Cioè, ve lo dico, io sarei Isabella con qualcuno. A me l'amore fa male, mi distrugge, divento paranoica, divento ossessionata. Mimimi. Poi. Cerco di non rompere il cazzo all'altra persona, ma dentro la mia testa io continuo a pensare di non essere abbastanza per quello, che lui potrebbe trovare qualcosa di meglio là fuori, che allora io mi devo impegnare di più, ma se poi mi impegno poi invece ci sono quelle che non si impegnano che ottengono di più, e, e io entro in competizione con ogni ragazza esistente al mondo. Quindi stare sole è pazzesco, è stupendo! È stupendo, sì, sì, no, la mia insicurezza. Ma ne sono perfettamente consapevole. Ma il problema è questo. Quando sono sicura di me e non sono gelosa dell'altro, è perché alla fine non sono innamorata. Se sono innamorata, io entro in paranoia costante totale. Costante totale. Quindi, o sto bella tranquilla con qualcuno con cui ci tengo fino a un certo punto, o se proprio vengo presa... Mm, no, quindi ho detto, ma, ma sai che c'è? È proprio bello stare da soli con i gatti anche io, ma si può gestire. Sì, 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 no, ho anche imparato a gestirlo. Ma io perché devo fare tutta sta fatica per una testa di cazzo? Cioè, nel senso, perché perché devo fare tutta questa fatica, gestirmi, cercare di controllarmi, cercare di migliorarmi, e poi io mi sento sempre derubata, sempre derubata del mio tempo, delle mie cazzi miei, di fare le mie cose da sola, di fare il cazzo che mi pare, di spegnere il telefono, di non farmi trovare, ah, la fiducia... Sì, la fiducia ce l'ho in me stessa, faccio fatica con gli altri. Sei sicura di essere del cancro e non dello scorpione? Sì, io sono del cancro, ma ho cinque pianeti in leone e l'ascendente in vergine. Non so se conta qualcosa, però sono gli unici pianeti che ho. Va bene, veniamo a Isabella. Lisabella, li, li, oltre ad avere una, una relazione tossica con Dennis, è anche l'unica in grado di ricostruire quello che è successo quella notte forse non l'unica, perché sicuramente non era sola a fare quello che ha fatto, ma è quella di cui siamo certi che fosse lì con lui. Perché lui infatti ha passato la serata con la ex fidanzata, con Isabella. Isabella internò, si chiama così è il suo cognome, è una ragazza che all'epoca aveva 20 anni e sei mesi prima della morte di Dennis, in realtà anche meno, cioè diciamo che sei mesi prima c'era stata la rottura, e due mesi prima c'era stata la definitiva chiusura da parte di Dennis quindi anche qui sono relazioni in cui è difficile anche dare una data precisa rispetto alla fine visto che si lasciavano e si riprendevano in continuazione tra l'altro lei era gelosissima e ipercontrollante nei confronti di Dennis ma a livelli di stalking e follia adesso ho scherzato quando ho detto io sono Isabella non le faccio queste cose non le ho mai fatte però nella mia testa vorrei farle ma mi controllo ecco non so come dire Sta che ehm, lei era gelosissima di lui, lui era innamorato di lei, ma era estremamente stressato e scoglionato da questa ragazza che sempre lo controllava, non si fidava mai, continuava a mettere in dubbio il suo amore, a chiedergli eterne conferme. E lui era stressato da questa situazione. Quindi, quando lei diventava troppo pesante, la mollava. Per poi dire, ok, adesso fatti i tuoi, i tuoi casini da sola, poi quando ti sei riminchiata ci rimettiamo assieme, no? Il fatto è, ma dopo lo capisco, ecco, so, so che molti di voi conoscete la situazione. Il fatto è che lui, quando si liberava di lei, era anche uno che gli piaceva cedere alle attenzioni femminili. Perché era un bel ragazzo molto, molto piacente. Se lo faccio vedere in una delle sue foto migliori, cioè un calciatore famoso, ricco, con questo faccino qua. E ci aveva la, la patata a fiumi. Cioè, c'erano le ragazze, che proprio la patata gli lanciavano così, no? E quindi lui, giustamente, giovane, e bello e ricco e talentuoso, ci aveva pure piacere a farsi corteggiare. E questa cosa alimentava il circolo vizioso della relazione tossica, perché chiaramente lei ovviamente lo veniva a sapere. E ogni volta che tornavano insieme era sempre peggio, perché lei peggiorava sempre di più nella sua mania. Comunque, lei quel giorno era con Dennis, nonostante fossero mesi che non si vedevano né si sentivano più. Come Marco Vannini e la sua fidanzata. Esatto, ma qui forse ancora peggio, perché poi quando andremo nello specifico vedrete quello che lei faceva, anzi ve lo dico subito. Lei faceva cose come annusare sempre i suoi vestiti, anche quelli che aveva nell'armadio, perché doveva controllare che non fossero profumati di un profumo di un'altra donna. Ok, la donna faceva... No, il cane da tartufo, faceva il, il cane da... Da tradimento, dovrebbero fare dei molecocani dedicati al tradimento. Comunque, ciao, Buga. Ciao, Petronio. Mi piacerebbe molto sentire parlare di una mia ex compagna di scuola, Dalia Saiani, morta, uccisa orribilmente insieme all'amica Giorgia. Grazie, Petronio. Grazie infinite per questa informazione. Mi potresti fare una cortesia? Mi iscrivi su Instagram. Uh, questo e soprattutto se. Poi, visto che era una tua compagna di scuola, se mi puoi fare un, uh, un ritratto di lei, cioè una, una descrizione di che tipo era, che persona era e come, come l'hai conosciuta tu e tutto. Grazie, ti ringrazio infinitamente. Questi sono gli apporti veramente preziosi, cioè quello che non, pu se non si può trovare sui giornali, ma che soltanto persone che hanno conosciuto la vittima possono raccontare. Uh, da trifola, altro che da tartufo. <ride> era un cane, vuole cane, Sì, 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 era una cagna, vuole cocaine. <ride> Suona male, eh? <ride> Comunque, lei uh, gli annusava i vestiti, poi gli faceva le perquisizioni in auto, praticamente uh, setacciava tutta la macchina, tutta l'automobile, per vedere se c'erano dei capelli di donna. Io voglio dire, eh, questa era da assumere nella squadra investigazioni crimini violenti, comunque come moleco cane, ovviamente. Poi eh, ma faceva anche di peggio, cioè, per esempio, si nascondeva tra le macchine per eh, controllare a che ora lui tornasse a casa. Cioè, lei si nascondeva sotto casa di lui, tra le macchine parcheggiate per controllare l'orario in cui lui rientrava. E poi glielo chiedeva per vedere se lui aveva risposto la verità o meno. Cioè, le robe che <ride> semetizzava dei cespugli esatto. Oppure gli setacciava le tasche dei pantaloni o il portafoglio per vedere se dentro non c'erano dei bigliettini col numero di telefono di qualche ragazza. O per esempio, c'erano le fidanzate degli altri compagni di squadra, degli altri calciatori che non la potevano più sopportare, perché questa qui le chiamava sempre a casa. Per sapere se i loro fidanzati, il loro fidanzato o marito fosse rientrato. Perché? Perché la nostra testa eh, ragionava così. Se io chiamo a casa di Maurizio e mi risponde la fidanzata Elena e io chiedo a Elena, Ma Maurizio è tornato a casa? E Elena mi dice no, allora lei era tranquilla, cioè io sono tranquilla perché so che Dennis è con Maurizio. Se invece Maurizio è tornato a casa e Dennis è ancora fuori, non è ancora rientrato a casa... Dov'è Dennis? Tanto che. Ma lei proprio così. Cioè, io la vedevo proprio quelle pazze, così come il meme. Tanto che eh, le fidanzate dei compagni di squadra di Dennis si inventavano le bugie pur di non. Eh, come dire, di non essere stressate da questa. Cioè, gli dicevano: Sì, sì, è tornato. oppure: No, 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 scusatemi, la, la bugia era questa. No, no, non è ancora rientrato è ancora fuori? così questa se ne stava tranquilla anche se magari invece era già rientrato grazie Petronio sei gentilissimo con i bittini posso farlo anche se a scuola negli anni 80 e 90 è passato un bel po' sono stato a scuola anche con Giulia Bellestri uccisa Ravenna eh ma allora porti sfiga eh cioè se, sei tu sei tu sei tu se sei tu il serial killer me lo puoi dire io giuro non lo dico a nessuno a nessuno lo tengo per me Trammette proprio, trammette. Sto scherzando, Petronio. Grazie mille per la tua disponibilità. Prova a scrivermi quello che ricordi. Che straccia marroni sta no? Ma veramente, come un gatto attaccato in marroni che neanche Mao. Comunque... Allora, lei, appunto, quel giorno era insieme a Dennis. Cosa stranissima perché lui si era veramente stracciato le balle e aveva deciso di non vederla mai più, tanto che uh, aveva anche avvertito tutti i suoi amici dicendo "No, ma se me la vedete intorno veramente basta. Uh, via, la voglio fuori dai piedi perché assolutamente uh, mi ha stressato eccessivamente". Ma Ripercorriamo il racconto che fece Isabella rispetto a quella giornata, all'ultima giornata che ha trascorso con Dennis prima che lui morisse. Lei dice, queste sono le sue dichiarazioni al PM, rimasi meravigliata che dopo tanto tempo Dennis mi cercò quel sabato, ovvero il 18 novembre, nonché il giorno della sua morte. Mi chiese di scendere perché doveva parlarmi. Lo pregai di dirmi al telefono ciò che aveva da riferirmi e di non allontanarsi dal ritiro. Lei come ci tiene, no? Ciò lo feci anche perché temevo che, rivedendolo, potessero naufragare i miei propositi e tentativi di dimenticarlo. Dennis non mi disse da dove stava telefonando, e poiché insisteva, gli dissi che ci saremmo potuti vedere sotto casa mia alle 16.30. Vede, tutta colpa sua, lui che voleva vederla così tanto, capito? È proprio lui proprio in linea con la, il comportamento solito. Speravo che Dennis mi chiedesse di tornare con lui, così decisi di cambiarmi d'abito per indossare qualcosa di più attraente. Scesi di casa alle 16:30, proprio mentre Dennis, puntualissimo, arrivava a bordo della sua macchina. Ora, secondo questa ricostruzione, Dennis uscito dal cinema è andato subito sotto casa di lei, perché se lui è uscito dal cinema intorno alle 16.20, 16.15, 16.20, e poi è arrivato sotto casa di lei alle 16.30, allora si capisce che lui è uscito dal cinema per vedere lei. E su questo siamo convinti, cioè nel senso che è vero che loro hanno passato tutto, quelle ore in macchina insieme, erano insieme. Ci cioè sono testimoni oculari che l'hanno visto insieme. Li hanno visti insieme, tra cui anche delle forze dell'ordine che li hanno fermati per il solito controllo patente libretto. Quindi, effettivamente, lui dalle 16.30 era con Isabella, motivo ancora nebuloso. Isabella racconta, però, che Dennis quella sera le confida. I suoi nuovi progetti di vita. Cioè lui ha completamente cambiato idea su quella che era la gestione della sua vita. Aveva detto di voler raggiungere Taranto per fuggire in barca raggiungendo l'altra parte del mondo. Ok, lui... Basta, era stanco. Voleva, voleva fuggire, andare al porto di Taranto e da Taranto raggiungere l'altro lato del mondo. Ma attenzione. Qual è il motivo per cui voleva partire? Così, de botto, senza senso, siedo così, così. Secondo lei così. Motivo, e lo racconto a seconda, a seconda proprio delle sue testimonianze scritte: Dice, mi disse che si era stufato del calcio, dell'Italia e che si era stancato di dipendere dagli altri e intendeva andare via dall'Italia. Mi disse nello specifico che voleva andare in Amazzonia o alle Hawaii. Alla mia meraviglia, Dennis rispondeva: Eh, tu non puoi capire, non puoi capire. E quindi si avviò verso l'autostrada. Quindi quello che lei ci sta dicendo è che lui con la sua macchina l'è andata a prendere da sotto casa sua a Cosenza, no? E poi sono... hanno preso l'autostrada verso Taranto con lui che diceva che voleva arrivare a Taranto per prendere. Una barca e fuggire dall'altra parte del mondo. Ma in tutto questo cosa non ci spiega Isabella, è lei cosa c'entrava? Cioè, se anche lui voleva raggiungere Taranto e fuggire. Da Taranto, che poi tra l'altro capiremo perché non ha senso. Perché lei. Cosa c'entrava lei? Perché doveva portarsi dietro lei? Co Cos'era la, la badante di fuga? Era il tutor per la fuga? Dovevamo fuggire insieme? Magari era questo nella sua testa. Comunque, questa cosa non ha assolutamente senso perché, per mille cose, per mille motivi: già non ha senso per semplicemente una questione di trama. T sensatamente la trama così non ha, non ha alcun senso. Ma a parte ciò, Dennis, con sé, quando lo hanno ritrovato, non aveva denaro a sufficienza per partire. Cioè, uno che ha intenzione di partire per l'altra parte del mondo, almeno. Insomma, oh, parte con un po' di soldi. Non aveva le valigie. Non aveva neanche il passaporto e la carta identità con sé. Cioè, come farai a viaggiare senza né passaporto né carta identità? In più, sentite questa è la parte migliore. È come se l'hai inventata male. Isabella, veramente, devi un... preparartela un po' meglio, sta cagata. E dal porto di Taranto, ragazzi, magari qualcuno qua l'aveva già scritto perché se ne è accorto, o lo sa. Dal porto di Taranto non partono le navi per l'altra parte del mondo o per qualsiasi voglia di destinazione partono solo le merci quindi cioè lui cosa voleva fare? voleva fuggire su una barca merci nascondendosi in mezzo alle patate per poi raggiungere un luogo chissà quale e poi partire da lì per il Sud America o le Hawaii Ok, se l'ha inventata sull'unghia. Ma io mi dico. Ma visto che hai organizzato questa cosa così bene, no? Perché non ti inventi una versione più credibile da raccontare? Secondo lei, nella sua mente, il motivo per cui lui voleva fuggire non era lei. Ma lui non voleva fuggire, sai? Lui non voleva mica fuggire, questo si è inventato tutto nel container, giusto! Si è nascosto nel container di panettoni. Giustamente, giustamente. Scura carriera avviata, vaganate di soldi, donzella Iose scappa in Amazzonia, certo. No, ma infatti eri, dai. Perché secondo lei um, Ok, per riportare la macchina a Cosenza. Ah, giusto, Shanny, come ho fatto a non pensarci prima? Lei era necessaria per riportare la macchina a Cosenza, quando lui sarebbe salito in mezzo ai sacchi di patate e un, un vagone merci, certo, certo. Lei probabilmente ha fatto leva sulla sua empatia per convincerlo a vederla quella sera. Alcune persone sanno manipolarti e farti sentire una merda. Guarda, su questo non ho dubbi e il fatto che Dennis comunque sia in un modo o nell'altro a questa ragazza gli era molto legato. Poi vedremo che hanno anche avuto dei trascorsi che eh, chiaramente non, non si dimenticano tra due persone e quindi secondo me magari lei appunto è riuscita a spingere su determinate motivazioni o appunto a stimolare la sua compassione, la sua empatia o in alternativa quelle telefonate che erano arrivate erano delle minacce se non avesse assecondato lei, perché anche quelle due telefonate che lui risponde poi è estremamente preoccupato ma non dice a nessuno perché, eh, devono essere legate senza dubbio al fatto che lui si trovasse poi lì con Isabella dopo. Isabella che attenzione ha una famiglia, aveva eh, una famiglia molto Molto tradizionalista, ecco, del sud. Poi non si sa se ci fossero collegamenti o meno con ehm, organizzazioni criminali, ma si esclude, al momento si escludono i, i giri di Malavita, però era una famiglia molto, molto, molto tradizionalista. Se non, fai vedere, mi Se non ti fai vedere, mi ammazzo. Secondo me, lei è arrivata a fare questo discorso qua. Sì, cioè, o, o mi concedi questo ultimo appuntamento, io mi tolgo la vita, eccetera. Comunque. Ecco, a parte che questa versione non ha senso, sempre secondo la versione di Isabella, loro erano in macchina in autostrada verso Taranto e questo è vero, cioè nel senso che loro davvero hanno percorso l'autostrada per Taranto e visto che era lui a guidare, mi chiedo sotto quale minaccia lui era per guidare in quella direzione allontanandosi da Cosenza dove il giorno dopo aveva una partita importante e voi sapete che quando i calciatori sono in ritiro non è che il giorno prima della partita possono, yeah, farsi leggere. Gite. cioè eh, quindi veramente questo rimarrà sempre un mistero e io non, non riesco a spiegarmelo comunque a quanto pare si dirigono verso Taranto per uh, così uh, imbarcarsi ma dopo 100 km di strada quando si trovano vicino a Roseto Capo Spulico in provincia di Cosenza magari qualcuno lì uh, qui in chat è della zona o conosce Dennis accosta la macchina in una piazzola di sosta. A questo punto uh, cominciano a discutere. Parte questa discussione che durerà parecchio tra Dennis e Isabella. E secondo Isabella, la discussione verteva sul fatto che lei lo voleva convincere a non partire, a non lasciare l'Italia, a rimanere, insomma, a seguire i suoi sogni, a continuare a fare il calciatore, non devi rinunciare ai tuoi sogni, ma no, devi tenere duro e lui, no, no, tu non puoi capire, io devo lasciare tutto, devo partire per le Hawaii. Ok? Sono stanco del calcio, dell'Italia e tutto il resto. Quindi, a una certa, al culmine di questa discussione, lui sarebbe sceso, sempre questo secondo la versione di Isabella, lui sarebbe sceso dalla macchina e si sarebbe incamminato lungo la statale per poi mettersi a fare l'autostop. Vi ricordo che la macchina di Dennis è una Maserati. Cioè, quindi, vedi, cioè, tu scendi dalla Maserati mentre fai l'autostop, quando c'è la macchina tua, boh, vabbè. Ok, scusate che ho la foto, là. Bella, racconta quello che succede, cioè la dinamica della morte di Dennis, dice. Dall'interno dell'auto io lo pregavo di indossare almeno il giubbino, poiché cadeva una leggera pioggia e Dennis mi rispondeva: "Il giubbino non mi serve, tra poco ti accorgerai del perché non mi serve. Anzi, ora vedrai perché non mi serve". Dopo aver pronunciato queste parole, mi rivolse un ultimo sguardo, mi sorrise, fece due passi in avanti e si tuffò sotto le ruote di un grosso automezzo che stava sopraggiungendo. Dennis si buttò sotto le ruote, tuffandosi nella stessa posa che si usa quando si fanno i tuffi in piscina, le braccia protese, la testa leggermente reclinata in avanti ed il corpo teso orizzontalmente. Io vorrei fare qualche secondo di silenzio per farvi immaginare questa scena raccontata da Isabella agli inquirenti. Allora, le tossicologiche non dovevano farle Isabella, ma al PM che ha creduto a queste parole. No, che lei purina stava cercando di nascondere qualcosa, ovvero un omicidio. E nella sua stupidità si è inventata una roba incredibile. Incredibile nel senso di non credibile. E secondo me le tossicologiche andavano fatte agli inquirenti che hanno detto Ah sì, sì, vero. Oh, oh, oh. Hai ragione, tu buon. proprio andata a cosa di suicidio. Archiviato. Quelli andavano tossicolati. Guardando che treccia bellissima che hai. C'hanno i capelli rossi con le isolature blu. <ride> Grazie zia. Si è un po' disorganizzata la questione. Anche perché adesso il blu ormai comincia solo da qui, dovrei recuperarlo. Qui a Cosenza ci sono voci su chi sia stato, però chiaramente non si può dire o sono diffamazioni. Per fortuna che non ho riaperto il caso. Eh sì, anche perché adesso poi non sono più diffamazione nel momento in cui ci sono dei testimoni che poi vanno a processo a testimoniare. Di certo se a Cosenza si sanno i nomi, eh, i testimoni che saranno alle varie udienze li sapranno anch'essi, questi nomi sono certa che verranno fuori. Anche perché ora il processo che si sta appunto celebrando in questi, in questi anni, perché durano anni, i processo, ragazzi, è pazzesco. In questi anni vede come unica imputata l'ex fidanzata, ma in concorso con ignoti. Quindi questi ignoti poi vanno eh, trovati. Ma è ginnastica ritmica prima di suicidarsi? Ah io vi dico solo questo Cioè secondo la ricostruzione di Isabella Lui si sarebbe tuffato così Cioè proprio così di... Io non lo so Ha urlato anche Banzai mentre lo faceva Non lo so Comunque sempre secondo la versione di Isabella Il camion dopo averlo schiacciato Lo avrebbe trascinato per più di 50 metri questo è un dettaglio molto importante. Molto, molto, molto importante. Ah, vi avviso che ovviamente qui. <coughs> Scusate. <coughs> Questa è la scena del crimine al momento del ritrovamento, e ovviamente qui il corpo è coperto. Così, giusto per farvi rendere un attimo conto della situazione, di dove era lui, come è stato trovato. Ma nell'archivio Crime Bugalalla su Telegram, aperto a tutti, che lo trovate. Ho messo la foto senza censura di come lui è stato ritrovato anche per, eh, perché è bene che insomma, se avete ovviamente lo stomaco e la voglia di vedere una scena del crimine non censurata, eh, potete rendervi esattamente conto della dinamica, della incredibile dinamica. Cioè, allora, voi che avete l'opportunità, insomma, la, la possibilità, il cuore e il coraggio di guardare queste immagini, ditemi, secondo voi quello è un corpo che è stato eh, trascinato per 50 metri da un tir sangue no sangue ce n'è ma ce n'è soltanto dove è il corpo in più adesso ve lo provo a, a descrivere io anche se non è certo una cosa bella allora lui come vedete è in questa posizione no? cioè sostanzialmente è per il lungo così lungo la carreggiata e ha come lesioni gigantesche, poi si chiamano lesioni da esplosione, cioè nel senso che sono proprio esplosi i tessuti e gli organi, perché la ruota, questa ruota destra anteriore del camion, è passata esattamente qui, cioè sulla. scusatemi, qua, gli è passata qua e quindi ha schiacciato qua, praticamente dividendo in due il corpo. Il problema è che, a parte l'enorme squarcio che c'ha nella pancia dove è stato colpito, tutto il resto del corpo è perfettamente integro e perfettamente pulito. Quindi, cioè, questa cosa del trascinamento per 50 metri è assolutamente non credibile. In più, ci sono moltissime altre prove che vanno a smentire questa, questo trascinamento. Si vede che ha aperto il busto, palesemente è stato li, messo già lì morto, e poi è passato il camion. Bravo Ruma. Anche perché, ragazzi, cioè nel momento in cui tu da vivo vieni schiacciato, si sì, ti esplode lo stomaco, e tutto. Ma anche la, da qua esce tutto, e lui non ha sangue alla bocca, non ha niente. E il volto con zero ferite. Esatto, vedete anche nel, nell'archivio c'è anche la foto del volto. Che hanno fatto durante l'autopsia e il volto è a giusto un, um, un taglio qua un tagliettino qui e basta cioè una, una un corpo che viene trascinato quindi sbattuto tra ruota asfalto ruota asfalto ruota asfalto bah bah bah. Cioè, tu non trovi niente trovi una una massa di, 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 di tessuti e, e sangue fine e lui era troppo perfetto troppo intatto per essere in quelle condizioni. Ma attenzione, perché il tir è dietro di lui? Ecco, lo capirete. Perché il tir, dopo averlo schiacciato, ha fatto retro. Tra l'altro, c'è la dichiarazione del camionista che dice: Eh, io dopo aver schiacciato, poi sono andato in retro sperando di trovarlo vivo. Ma io mi domando e chiedo. Eh. cioè. Non, no. Tu schiacci una cosa e poi fai il retro la schiacci di nuovo e quindi non eh sì secondo lui ma anche vedremo il camionista anche qua non ce la racconta giusta eh non ce la racconta giusta è troppo asciutto sì. Sì, ragazzi cioè. eh, poi sarebbe dovuto essere investito trascinato diciamo fare quello è proprio vedete perché è utile stasera sì, vi facevo vedere solo queste immagini qua cosa capivate Dovevate fidarvi delle mie parole. Allora è inutile che stiamo qui a fare del moralismo sul eh, la scena del crimine guai mai. Mettiamole in un, in un luogo che non siano accessibili facilmente a un minore o a persone sensibili con mille e mila alert, ma rendiamole accessibili a un determinato pubblico che ha curiosità scientifica di valutare una scena del crimine secondo di quello che gli viene raccontato. Anche perché non facendoci vedere le scene del crimine e continuando mostrandole censurate così, poi ci possono raccontare il cazzo che vogliono. Se invece la vediamo per quella che è e fuori, no, i media, il telegiornale, eccetera, è stato suicidio, è stato suicidio. No? Dopo ci sono milioni di persone che dicono: Oh, ma suicidio, de che. Io l'ho vista la scena del crimine, è il cazzo! E magari ci sono altri mille mille medici legali che, da conto loro, possono guardarci con occhio professionale e dire: ascoltate, no, no, no! E invece, questa idea del la morbosità è sbagliata, fare vedere la morte è una cosa moralmente sbagliata, in realtà è utile soltanto a controllare le masse, cioè soltanto a nasconderci la verità. Solo che abbiamo interiorizzato questo moralismo del cazzo. Che, eh, ci... che ci sentiamo in colpa a guardare queste cose perché ci fanno sentire così, ma è la stessa logica della religione cristiana: utilizzare il senso di colpa, farti sentire una merda se fai domande, se ti incuriosisci, se metti in discussione. Eh no, da Bugalalla questo non passa. Quindi quando posso, quando ci sono le immagini disponibili, ovviamente pubbliche, ve le faccio avere. Ecco perché ho buttato la TV. Hai fatto bene, <ride> Grazie, Petronio. Ma sei un amore stasera. Grazie mille, ma sei nuovo? È stato no, ben arrivato nel caso. Basta prendere la gente per stupida. Le persone che pensano e ragionano sono intelligenti. Esatto, ma poi voglio dire una cosa. Eh, tutta questa morbosità, tutto questo moralismo sulle scene del crimine reali, ma poi comunque non ci si fa nessun problema a mettere in prima serata eh, film che, o serie tv che mostrano scene del crimine. E io sono d'accordissimo che ci siano. Quindi qual è il problema tra una scena del crimine finta e una scena del crimine vera? Quella finta non, uh, non dà fastidio agli stomaci sensibili? Invece quella vera sì? Eh no, che su quella finta non puoi averci niente da dire. Su quella vera, poi se la vedi e ragioni, e se lo fanno in tante persone, poi col cazzo che il TG5 ci dice, eh sei suicidato! Eh no! Perché poi arrivano tutti sotto i forconi a dire... Aah! Cioè, ecco. Quindi, meno ne sappiamo, meno vediamo, meno possiamo renderci conto di quanto ci prendono per il culo tante volte, no? Grazie ragazzi, mi piace che, che capiate questi discorsi. E sinceramente mi dispiace anche vedere che mh, in questo ambiente siamo in pochi a pensarla così. Cioè, io per esempio mi sono ritrovata un sacco con Paolo in questo. Cioè, Paolo Amaro è uno che di brutto la pensa così. Anche Silvia, Silvia dell'occhio dell creepy, anche lei la pensa come me. Ma siamo in pochi. Cioè, si sono fatti tutti conquistare un po' da questo. Uh, da questo senso di. di, 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 di mm, rispetto per il morto. Per amor di Dio, rispetto per il morto, sì. Ma con la con ragione, con, con la ragione, anzi, si rispetta di più il morto se lo si guarda per dargli una giustizia, anziché se non lo si guarda proprio. Scusate. Eh? Se voi foste provate a mettervi nelle, nella, nei panni di una vittima che perde la vita e vuole giustizia, perché tutte le vittime vogliono giustizia adesso per amor di Dio, noi magari siamo nell'altro mondo, ma comunque giustizia in questo lo vogliamo. Preferireste che la vostra scena del crimine venisse censurata a tutti perché sia mai che, oh mio Dio, potrebbero vedermi le budella? Oppure preferireste che invece più persone possibili vedessero e magari qualcuno sollevasse la domanda giusta e magari qualcuno si rendesse conto che non stanno lavorando a dovere? Cioè, poi siete morti, io dì, vi vedono la budelletta da fuori. Amen, cioè succede, succede vi lascio con questa riflessione e torniamo alle cose che non tornano su questo caso questo è l'orologio di Dennis raga sì lo so sembra una pubblicità sembra una foto molto estetic ma è l'orologio che Dennis indossava quella sera perché infatti quando verranno restituiti i beni personali di Dennis alla famiglia Ilaria Cucchi insegna esatto esatto lei è stata bravissima a mostrare le immagini quando gli vengono restituiti i beni di Dennis alla famiglia, loro notano che l'orologio era perfettamente pulito e senza graffi. Come nuovo? Guardatelo, questo è l'orologio dopo l'impatto con il camion. Eh? È lui, è l'originale. Non ha un graffietto, era funzionante. Era... Poi l'aveva comprato da poco, quindi uh, il cinturino ovviamente non è consumato perché era nuovo. Ma un corpo che viene trascinato uh, per 50 metri. Può tenersi un orologio in questo stato, cioè era coperto. No, non era coperto l'orologio, non era coperto, era al polso, quindi comunque nello sballottarti, cioè, stiamo scherzando, no, non stiamo scherzando. E la famiglia lo nota subito questo dettaglio perché ovviamente i familiari, cioè quando gli viene detto guarda, il suo figlio si è suicidato, chiaro che eh, il primo pensiero è no, non è possibile, ma in quel momento segui un po' quello che ti viene detto come se fosse vero. Cominciano a avere i dubbi quando vedono l'orologio. Oh, ma cos'è sta cosa, no? Altra cosa strana, quella sera pioveva lo dice anche Isabella, ma comunque si sa, pioveva. E la piazzola di sosta dove teoricamente si sarebbero loro fermati era piena di fango, tant'è che anche la sorella racconta Donata in un'intervista racconta che eh, sono andati subito il giorno dopo in quella piazzola per vedere un po' la situazione, per fare così una ricognizione, vedere i luoghi in cui era successo questo fatto e si rendono conto che scendendo dalla macchina si impantanano tutti quanti le scarpe al punto che per risalire in macchina e non luridarla tutta... Devono darci giù no? Con, con le mani per pulirsi le suole delle scarpe. Io vi faccio vedere le scarpe di Dennis. Ho fatto... Un... Cioè questa è la scena del crimine. Come lui viene trovato. Non è la scarpa dopo che potrebbe essere manome manomessa o cosa. La scena del crimine. Guardate la suola... Della scarpa di Dennis. Eh? eh? Mi sa che Mary adesso le tocca urlare. Adesso Mary deve urlare. Che bei calzetti. No, ma lui si vestiva bene, tutto fighino. Era... Ci teneva alla moda. Era bello lui. Niente, così pulitissima. Eh. E neanche tra i gommini se ci fate caso, cioè uno dice vabbè magari non c'era così tanto fango, niente, zero, stra -pulita. e qui ancora nessuno aveva potuto ripulirla eh, perché questa è la scena del clinic, quello che vedete tra le sue gambe è sangue, Racco raccontata male da Basi, sì. raccontata veramente male. Sappiate che anche il resto dei vestiti che eh, potete vedere sempre lì nella, nella foto della scena del crimine, perché poi sui vestiti c'è un grande giallo, anche il resto dei vestiti sono puliti, cioè non sono neanche macchiati di sangue. Il che, cioè, dai, è impossibile. Non hanno neanche uno strappo, tra l'altro. Il gilet, aveva il gilet di raso, la camicia, i pantaloni, i calzini a losanghe, uh, bellini, ancora perfettamente tirati al polpaccio. Cioè, li vedete che sono tirati? Una persona che viene investita da un, un tir trascinata, cioè non può tenersi... Si strappa tutto. Ma il camionista è stato minacciato e corrotto perché coordinare una cosa simile... Eh, adesso, adesso vedremo tutti i dubbi sul camionista. Vedremo tutto, vedremo tutto. Tutto perfettamente intonso: esatto, tutto perfettamente intonso, incredibilmente. Così come il viso, il viso di, del povero Dennis che avete sempre lì tra le foto, è come vi dicevo, intonso. Un tagliettino qui perfetto, ma anche i piedi, le gambe e le spalle sono senza neanche un graffio. Dall'autopsia, tra l'altro, emerge, tra dalla prima autopsia, io vi dico anche qui è assurdo, perché l'analisi medico-legale tutte le autopsie non hanno dato dei risultati falsi. Non c'erano i medici legali che erano ricevono le mazzette, quindi facevano finta di non vedere una cosa e non la scrivevano. No, no, no. L'autopsia è stata sincera. E l'autopsia Dava come causa della morte non lo schiacciamento del camion, bensì doveva essere già morto prima. Eppure questa autopsia, la procura l'ha guardata e ha detto Medici del cazzo, non fate il nostro gioco vaffanculo e non l'hanno voluta guardare. I medici illegali, esatto. Non... Durante il primo processo, questa autopsia non è stata neanche portata come prova. Non è stato neanche interrogato il medico legale della procura, eh. Della procura. Sono loro, <ride> follia, follia. Comunque, dalla prima autopsia emerge subito che lui non è stato investito ma è stato schiacciato e inoltre è stato colpito sul fianco ehm, destro. Ora vi faccio rivedere la scena del crimine, così capite un attimo meglio la dinamica. Immaginate quello che ha raccontato Isabella. Lui sta sul ciglio della strada, fa qualche passo, si tuffa. Questa è la strada. Allora, com'è possibile che lui sia stato colpito sul lato destro? Doveva per forza essere colpito sul lato sinistro. Cioè, se tu sei in piedi che ti devi buttare, anche se sei già buttato, no? Questo è il lato che ti prende. Sinistra. Perché quello era. ...il lato della corsia da cui stavano andando, no? Solo io trovo una similitudine con Sara Scimmi. No, per niente. No, per niente. Questo è un caso che ricorda molto Sara Scimmi. E quindi se l'hanno colpito sul lato destro... ...lui per forza doveva essere steso a pancia in su. Chiaro. La prima autopsia lo, lo definisce benissimo questo. Lui, la, la prima autopsia dice che lui deve essere stato colpito mentre era in posizione supina. E quindi è impossibile che sia andata come diceva la fidanzata. Cioè, Esatto, a meno che non abbia fatto un salto carpiato per aria, e eh, con il doppio arrotolamento e caduta poi di schiena. Eh, non, ha, non ha minimamente senso. Inoltre. Anche la macchina di Dennis era perfettamente pulita e non aveva assolutamente fango sulle ruote. Quindi anche lì, cioè, se le scarpe erano pulite e tu hai, hai pestato nella pacciarra, come potevano essere pulite anche le ruote che sono state lì nella pacciarra? È impossibile. È impossibile. Ma la famiglia di Dennis, che erano sconvolti, ma comunque belli lucidi sul pezzo, notano tutte queste anomalie e ci rimangono un po' straniti perché dicono c'è qualcosa che non quadra. E quindi il padre di Dennis capisce subito che una cosa importante da fare è mettere al sicuro i vestiti di Dennis, quelli con cui lui è stato ritrovato quella sera. Al che telefona subito all'ospedale, quello che aveva la salma, per chiedere se potevano tenere da parte per lui i vestiti di Dennis. E l'infermiere che risponde gli dice... Pacearra, <ride> che in Romagna non sa cosa è la <ride> e l'infermiere gli dice: Sì, sì, guardi, signore, non si preoccupi, glieli metto subito da parte. Se non fosse che, 5 minuti dopo, lui intanto si stava mettendo in macchina il padre per andare a prendere questi vestiti all'ospedale. Ma cinque minuti dopo gli arriva una chiamata dallo stesso ospedale e un altro infermiere gli dice: No, guardi, mh, rata corrig, è inutile che viene fino qua perché i vestiti sono finiti nell'inceneritore. Cioè, raga, anche quando io ho fatto l'incidente non l'hanno messo nell'inceneritore i vestiti. Tanto che infatti ho insistito tantissimo perché me li restituissero. Ma non se lo sognavano minimamente di metterli nell'inceneritore, anche perché c'era un incidente, c'era stato un processo da fare, anche nel mio caso, e tutto. E lì non si parlava di suicidio, né di omicidio, era un incidente, punto. Era un incidente. Inceneritore. Sì, gli hanno detto così. Gli hanno detto così. Petronio, grazie mille. Ti seguo da abbastanza 2019, ecco perché vi ricordavo. Grazie Petronio, mi fa piacere. Marco, detto buffer, grazie anche a te. Grazie a Dragasi, grazie a tutti. Ma è palese, corruzione al 100%. Già. Tu metti i vestiti di mio figlio morto nell'inceneritore senza il mio permesso? Eh sì, tra l'altro io credo che molte famiglie delle vittime si subiscano questo senso di eh, furto, di essere derubate del proprio figlio dalla procura, perché mh, quando succedono omicidi, suicidi, tante volte sequestrano il corpo, se lo tengono loro, così come anche le prove, le cose e la famiglia, fuori. Cari, noi dobbiamo fare le indagini, anzi, noi dobbiamo non fare le indagini, però fare finta di farle. Intanto, quello che dobbiamo fare è nascondervi le cose in modo tale che non possiate farle per conto vostro. Ecco, uh, quindi immagino anche la frustrazione no, di non poter accedere ai beni che erano di tuo figlio fino a un secondo fa, perché adesso ci ha messo le mani la procura, è tutto suo, tutto suo, tu, tu non sei più niente. Due anni fa, il figlio di una mia conoscente purtroppo si è tolta la vita buttandosi sotto il treno. Cavoli, io non sono andata a fare la visita, ma mi hanno detto che il viso era intatto, tranne dei graffi e un ematoma alla tempia. Il treno non era in corsa, ma stava arrivando in stazione. Come mai? Io pensavo che la testa si frantumasse. Dipende lui come l'ha preso, questo treno. Eh, dipende tutto da, dalla dinamica di come ha preso il treno. Cioè, per esempio, se guardi le due ragazzine che sono state travolte la freccia rossa di loro non, non rimanevano che briciole poche pochissime briciole tanto che non sono riusciti neanche a vedere eh, cioè, l'autopsia era impossibile il cappello è in feltro sottile il cappello? quale cappello? Sai Cyrus Ah, tu dici il mio? No, il mio no, non è sottile. Infatti sto sudando tantissimo, ma è meglio, è meglio di quello che potreste vedere sotto. Allora. Qualche mese dopo, riguardo ai vestiti, ci sarà un plot twistone. Un plot twistone incredibile. Perché? Vero che all'ospedale gli avevano detto che i vestiti ormai erano nell'inceneritore, non c'erano più. Ma... Un mese, un paio di mesi dopo la morte di Dennis, l'ex dirigente del Cosenza, tale Mimmo Lino, sì, si chiama davvero Mimmo Lino, uh, così, si chiama così, spedisce alla famiglia, almeno fa avere, fare capitare, poi ci sono eh, molte versioni diverse su questo, c'è chi sostiene che gli sono state consegnate durante i funerali, c'è chi sostiene che invece gli sono state consegnate a casa da parte di un altro... Factotum del Cosenza, vabbè, in ogni caso, Mimolino fa avere alla famiglia le scarpe di Dennis. E qui c'è un, un grande altro punto interrogativo: come faceva l'ex dirigente del Cosenza Mimolino ad essere in possesso delle scarpe di Dennis? Ma attenzione, insieme a questa, alle scarpe. C'era anche un messaggio che diceva: Dopo l'ultima partita di campionato vi porto io i vestiti di Dennis e vi racconto tutto. Quindi Mimolino sapeva. Mimolino sapeva tutto e aveva i vestiti di Dennis. Come prova aveva spedito le scarpe, quindi per forza aveva tutti i vestiti. Se aveva le scarpe aveva anche i vestiti. Questa cosa che eh, Mimolino aveva promesso di portare i vestiti alla famiglia di Dennis, la sapevano anche gli altri compagni di squadra di Dennis. Ma sapevano solo questo. Sapevano che Mimolino aveva promesso questa consegna, ma quindi deve essere vero, perché lo sapevano in molti. Quei vestiti, a quanto pare, non erano davvero mai stati bruciati. Ma che cosa aveva scritto lui? Dopo l'ultima partita di campionato, vi porto io di persona i vestiti e vi dico tutto. Guarda caso, proprio il giorno dell'ultima partita di campionato, Mimmo Lino si stava recando a Cosenza con un collega. Appunto, in occasione di questa partita, erano proprio a Rosetto Capospulico, a quell'altezza lì, con la macchina nell'autostrada, stesso identico punto. Un camion li ha investiti e sono morti tutti e due sul colpo. Raga! Cioè qui qui comincia a fare paura. Qui cominciano a Venire veramente a pelle d'oca. Io raga veramente a pelle d'oca quando racconto queste cose da parte tutti i miei peli. Travolti da un camion ...nello stesso identico punto in cui è morto Dennis... ...proprio quando lui, da lì a poco, avrebbe dovuto consegnare i vestiti di Dennis alla famiglia e dirgli tutta la verità. Questo è, era un investimento vero o come Dennis? Sarebbe molto bello saperlo, Ruma, ma la famiglia di Mimmo Lino e dell'altro... Entrambi hanno detto Noi non vogliamo essere minimamente collegati Alla faccenda di Dennis Quindi di noi non si deve parlare Ecco per cui eh, Su questo incidente C'era proprio la volontà da parte della famiglia Che non se ne parlasse e non si indagasse E eh dai ma sono ragazzi cioè, ehm, Sono arrivata adesso Sono molto confusa dove sei? <ride> Ciao Matilde tutto bene? Sono nel bunker anti antiuregano ma vedi tu che coincidenza. Eh, 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 eh. Avranno cambiato almeno camionista. Chi lo sa. Chi lo sa. Il camion era, era diverso. Era un diverso camion. Però vi giuro, ragazzi, che qui. Cioè. Eh, è pazzesco. Qui ci deve essere qualcosa di gigantesco sotto. Sotto a questa fidanzata. Perché. Boh. Comunque. Comunque avanti perché i misteri non sono finiti qui non sono assolutamente finiti qui questa no no questa questa è la macchina di Dennis la Maserati bianca di Dennis e nei giorni successivi alla morte di Dennis pensate bene a parte che Isabella si comportava effettivamente ehm, la chiamavano la vedova allegra perché era sempre felice contentissima come non l'avevano mai vista prima dopo la morte di Dennis ma ha anche avuto il tatto, la delicatezza di chiamare insistentemente la famiglia Bergamini chiedendo che le fosse data la Maserati di Dennis perché lei dice che lui gliel'aveva promessa in eredità. Lei insisteva per avere questa macchina, la voleva avere, doveva avere quella macchina, doveva avere quella macchina perché la Maserati era sua, perché lui gliel'aveva promesso, perché lei lo doveva avere. su quella macchina che lei la voleva così tanto. Eh, ti sa che io la doveva nascondere? Esatto, esatto, esatto. Tra l'altro, quell'auto ovviamente insieme a Isabella rivestono un mistero pieno di contraddizioni e qui vedremo che rientra in questo caso anche la magia dell'ubiquità. Esiste il dolmo dell'ubiquità in questo caso. Perché? Quando arrivano i carabinieri sulla scena del crimine, Isabella non c'è. Non c'è. Isabella non c'è e forse non c'è neanche la macchina. Forse non c'è neanche la Maserati. E dico forse perché bisogna fare chiarezza. Allora, perché Isabella non è sulla scena del crimine quando arrivano i carabinieri? Al sostituto procuratore lei spiega. Ho chiesto a un ragazzo che si era fermato e aveva una macchina bianca, guarda caso, di accompagnarmi a telefonare per chiedere aiuto. Non c'erano i cellulari, quindi dovevi raggiungere un bar, un luogo, un telefono pubblico per poter fare una telefonata. Quindi lei dice che appena è successo il fatto ha fermato il primo passante con una macchina che l'ha accompagnata al, al paesello, al bar del paese per fare la telefonata. Arrivati al bar del paese, lei fa molte telefonate. Telefona prima a sua madre, e gli racconta quello che è successo. E telefona a, a tutti, insomma, come dire, a qualche giocatore del Cosenza, e al dirigente del Cosenza per dirgli quello che è successo. E a tutti quanti racconta che Dennis è suicidato. Dennis è suicidato, Dennis è suicidato. Ok. Tra l'altro, uno di loro racconterà anche che Dennis, prima di morire, le avrebbe detto: Non posso lasciarti il mio corpo, ma il mio cuore lo avrai per sempre. Tanto questo amico ha detto: guarda, quando mi sono sentito dire sta frase, no? Sta frase da smemoranda, e ho pensato al mio amico Dennis che non era un poeta da smemoranda. Eh, quelle parole lì proprio non avevano a che fare con. La personalità di Dennis, cioè qualcosa che sarebbe potuto uscire dalla bocca di Dennis. Quindi, anche solo per come lei lo ha raccontato, cioè, per la, la scelta delle parole, non, non credo minimamente a questa versione. Ecco. Questa è una cosa bruttina da dire. Ma con tutto il rispetto per il caso, c'è un modo di dire che dice: Isabella di Castiglia si concede a chiunque se la piglia. E invece attenzione, ciao Papera, buonanotte. Attenzione perché Isabella si concedeva solo a chi poteva garantirle la vita bella. Cioè, lei era una. Come dire, una. Tra l'altro, ha avuto anche un'altra storia con un altro calciatore. Era una. calciatore grabber. Non, non so come vedete gold digger ecco football so, sì. calciatori digger ecco lei, lei scavava calciatori calciatori gli piacevano i calciatori a lei quelli tra l'altro perché gli piacevano tanti i calciatori era super gelosa perché sapeva che il suo fidanzato essendo calciatore no poi piaceva a tante tipe allora prenditi uno brutto così poi stai tranquilla tutta la vita comunque il proprietario del bar, che si chiama Mario Infantino, conferma l'arrivo di Isabella in quel bar. Però dice che la ragazza è arrivata nel locale insieme a un signore che, mentre lei parlava al telefono, gli ha detto: Questo signore al proprietario del bar, guarda, io l'ho accompagnata qui, ma. Uh, ho dovuto lasciare la mia macchina con dentro mia moglie incinta là sul luogo dell'incidente per accompagnarla qui con la Maserati. Ecco, quindi lui racconta di aver accompagnato Isabella con la Maserati e poi dice che sempre con quella è tornato dalla moglie lasciando poi la ragazza al bar. Che non ha senso, cioè perché quest'uomo. Non ha accompagnato eh, Isabella con la sua macchina, che tra l'altro c'era una moglie incinta dentro, ma ha dovuto usare la Maserati. Cioè qui non ha, non, ha, non ha alcun senso. Per poi lasciare Isabella al bar e riportare da solo la Maserati lì e andare a riprendere sua moglie incinta. Cioè mi sembra veramente fuori di testa. Le conigliette dello sport. Ah è vero Floridian, le conigliette dello sport. Sì, io le chiamo un po' le gruppi, ma è vero, per lo sport è un po' diverso. Le gruppi sono più per i gruppi musicali. Quindi Isabella ha lasciato lì la Maserati e ha raggiunto il bar con la macchina di questo qui come lei racconta o hanno usato la Maserati per raggiungere il bar sicuramente a questo punto i carabinieri che sono arrivati sulla scena del crimine potrebbero fare chiarezza no perché chiaramente appena arriva il carabiniere lo vede se c'è la Maserati non c'è eh? Infatti, il brigadiere Francesco Barbuscio ci descrive quello che possiamo tranquillamente considerare il dono dell'ubiquità. Perché Barbuscio scrive: Sul luogo del sinistro, l'autocarro era preceduto dall'auto, la Maserati. Quindi mi vuoi dire che dietro il camion c'era la Maserati? Questo lui scrive. Tra l'altro, Barbuscio purtroppo è morto da lì a poco. Non so in che condizioni, ma non ci può dire più se eh, insomma chiarire questa situazione. Il brigadiere inoltre scrive che è specifica che si tratta proprio della stessa auto che lui stesso aveva, aveva fermato due ore prima a un posto di blocco. Posto di blocco così classico, in cui fermavano tutti quelli che passavano per chiedergli patente e libretto. E che in, all'interno di quella macchina lui aveva proprio visto un ragazzo e una ragazza insieme all'interno. Quindi lo specifica: il carabiniere il brigadiere, dice: Sul luogo, sulla scena del crimine, c'era la Maserati. Ah, allora Isabella deve essersi allontanata con la macchina, effettivamente, di quello che ha fermato. Ma! Il brigadiere, non vedendo Isabella sul posto, va dal camionista e gli chiede dove è finita. E il camionista gli risponde. Eh, si è recata a Rosetto per avvertire i congiunti con un di passaggio. Allora, Barbuscio dice, anzi scrive, di essere andato in paese e di aver trovato la ragazza vicino ad un bar. E scrive, letterale, leggo, eh? la ragazza... Uh, ho visto fuori da un bar la ragazza che prendeva posto sulla Maserati di cui sopra. Cos? <ride> cioè, lui ha visto la Maserati sia ferma uh, dietro al camion sulla scena del crimine, sia in paese a rosetto con dentro Isabella. <ride> Ragazzi. Ma, ma qui si drogano tutti? Cioè, io non ho capito, veramente. Comunque, questo misterioso accompagnatore con la moglie incinta: fatto sta che, nonostante la mediaticità del caso, non si è mai fatto avanti, non si è mai visto in questi anni né lui né l'ipotetica moglie incinta. Quindi esisteva quest'uomo? O come penso io, in realtà, quest'uomo non esiste? Lei ha preso la Maserati, è andata al bar a chiamare mamma e gente varia per dirgli che Dennis era suicidato. E poi il Brigadiere, sempre perché inserito in questo giro di maxi corruzione, perché qua veramente sacco di persone devono essere risultate corrotte. Ma sta Maserati è il sacro Graal nel cofano visto che la vogliono tutti? No, eh, ci dicono che era ancora senza modifiche con le impostazioni di fabbrica. Quindi no, mi dispiace deluderti. Ne ha presa lei tanto. L'ha presa lei tanto pensava fosse sua. Ecco, anche sì, sicuramente l'ha presa lei. Ma perché il, il brigadiere deve scrivere che la Maserati era ancora sulla scena del crimine? Perché sarebbe stato strano che effettivamente Isabella si fosse presa la Maserati e se ne andava in giro così. Ma quello del bar, perché dovrebbe mentire? No, quello del bar secondo me. Non mente, secondo me forse quest'uomo effettivamente c'era, ma era un complice nell'omicidio, non era un passante, era un complice dell'omicidio e probabilmente questi due non si erano messi d'accordo bene, questo complice e Isabella, e secondo me tutti i complici che hanno partecipato all'omicidio, Isabella se la vorrebbero strangolare da anni, perché cioè, loro hanno fatto un lavoro, perdonatemi ovviamente non si parla mai bene dei cattivi, ma il... Lusta è Ust. Loro hanno fatto un lavoro quasi perfetto. Cioè, quella che ha fatto dei bordelli. Ovviamente stando dall'ottica del killer, no? Dal punto di vista del killer. Quella che ha fatto dei bordelli è stata Isabella. È lei che ha scombinato tutto. Però, si vede che erano così potenti le persone implicate che sono riusciti a mettere una pezza su tutte le cagate fatte da Isabella. Fino ad oggi. Fino ad oggi. Tensione, tensione. Lei li ha inguaiati, esatto, esattamente. Comunque, il camion, veniamo un attimo al... Uhuhuhuh, al camion. Il camion è stato sottoposto a un tipo di sequestro molto particolare, del tutto speciale e incredibile. È stato lasciato in uso al camionista che quindi è risalito a bordo e se n'è andato. <ride> Questo è stato il magico sequestro del camion, nessun sequestro. Cioè, io perché? Perché? Insomma, nessuno esaminò questo mezzo, eh, nonostante avesse investito una persona e ipoteticamente ucciso una persona, perché per quel che si sapeva era stato il camion a uccidere Dennis, ma così, niente, nessuna perquisizione, bene così, a posto. Tra l'altro nessuno controllò neanche bene il cronotachigrafo, lo hanno controllato. Ma non lo hanno controllato bene. Ci sarà il comics, sarebbe molto bello. Sarebbe davvero tanto bello venire al Romix. È una di quelle cose che sto sognando da quando sono qua. E l'anno scorso c'ero ad ottobre al Romics, questa non riesco. Non posso esserci perché purtroppo sono in oltreoceano. Ma spero veramente di tornare per farmi. Le, tutte le prossime fiere Perché mi mancano tanto 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 È stato così bello Il lo scorso Ho abbracciato Warrior Ho abbracciato Lollo C'era Michele C'era Manu C'erano eh, Tanti di voi Vabbè comunque Scusate Andiamo avanti Altrimenti andavano a male i mandarini Giusto Alfred C'è un motivo Per cui questo sequestro Non c'è stato È eh, eh, eh. È stato il cronotachigrafo. <ride> no Non è stato il cronotachigrafo. Perché lo hanno controllato questo crono? Praticamente è un dischetto di carta che a quei tempi i camionisti erano obbligati a compilare e inserire nel cruscotto, una sorta di vintage scatola nera, diciamo. E lì c'era scritto che Pisano era partito da Rosarno, provincia di Reggio Calabria, e aveva percorso circa 160 km in 4 ore. Prima di investire Dennis, come hanno poi tra l'altro riportato anche i carabinieri, cioè cosa hanno fatto? Hanno preso il cronotachigrafo, hanno scritto quello che riportava, poi l'hanno lasciato andare il camionista, no? Quindi avevano quei dati lì. Però ragazzi, i conti non tornano e ho verificato, perché tra Rosarno, provincia di Reggio Calabria, e Roseto Capospulico ci sono circa 230 km e non 160. E poi se il camion è andato in media a 40 km orari, e io non vi so dire se questo dato è stato uh, preso dai calcoli del cronotachigrafo o se è un'informazione uh, appunto ricavata da quanto... Uh, qua se hai cioè, messo 4 ore ad arrivare da Rosarno a Roseto andavi ai 40. Cioè, forse è questo, non, non, non so tra le due quale, quale sia. Comunque sappiamo che questo camion teoricamente sarebbe dovuto andare in media, in media a 40 km/h. Ora non è possibile che il camion non è riuscito a fermare in tempo se andava a quella velocità lì. Che bello, zia. Che bello, vedo l'ora di tornare. Una volta li taroccavano di brutto, per quello ora sono digitali. Ah, Roshoma. Li taroccavano. Quindi forse anche lui stava, lo stava taroccando. Ma fatto sta: il fatto che cioè, lui l'avesse taroccato, questo evidentemente, a nessuno è interessato niente. Cioè, non è che gli inquirenti hanno detto: qui c'è qualcuno che non cosa, che non mi torna. No, bene così. Prendiamo giù i dati, li scriviamo e nessuno si sofferma a pensarci. Cioè, tra l'altro, se andava ai 40 con i fari accesi e Dennis era vestito di chiaro, com'è possibile che non abbia potuto frenare in tempo? Ma anzi, che lo ha trascinato per 50 metri senza riuscire a fermarsi ai 40 km/h? C'è cioè, anche adesso il cronotachigrafo, ma è diventato digitale. Ora hanno una scheda a nominativo che va inserito nell'apposito coso del camion. Coso del camion. Ok, <ride> grazie per l'informazione. Allora, continuiamo. Ecco, la testimonianza del camionista, per assurdo, che si chiama Raffaele Pisano, il camionista, coincide esattamente con la versione di Isabella, cioè la versione del tuffo della. sentite, sentite. Ho notato un'auto fuori dalla sede stradale a fari spenti e una persona, verosimilmente di sesso maschile, stava davanti all'auto predetta. Mentre sono giunto in corrispondenza dell'auto, ad un tratto come un fulmine, la persona di cui sopra mi si è buttata sopra la ruota anteriore destra. Sopra la ruota... forse sotto la ruota. Non ho potuto fare nulla per evitarlo. Ed il suo corpo è stato trascinato in avanti per quasi una cinquantina di metri prima di fermare il mezzo. Appena fermato il mezzo, sono stato raggiunto dall'auto che stava nel parcheggio, dalla quale è scesa una ragazza che mi ha avvicinato dicendomi: È il mio ragazzo! Si è voluto suicidare! Premetto che, appena ho bloccato il mezzo, ho mosso in retromarcia per un 50 centimetri, sperando di trovarlo in vita. Allora io continuo a ripetere che questa retrosalvifica, cioè tu schiacci una persona e poi per augurarti che sia in vita fai il retro e la rischiacci di nuovo. Santo cielo! Comunque, quello che sta dicendo il camionista è che lo ha trascinato per una cinquantina di metri. Ora abbiamo, vi, abbiamo appena finito di vedere tutte le prove che smentiscono questa versione. Quindi com'è possibile che anche eh, il camionista... Dia la stessa identica versione della fidanzata, infatti la procura dice, ah guarda due erano i testimoni, due dicono la stessa cosa, noi vogliamo che sia suicidio, quindi chiunque dica cosa di diverso ci sta sul cavolo e quindi c'è una sola soluzione per la procura, Dennis si è suicidato e il processo quindi... Eh, si avvierà, ovviamente ci sarà comunque un processo per omicidio colposo nei confronti del camionista, ma eh, si chiuderà poi con la soluzione dell'imputato e l'archiviazione del caso, molto Sarashimi style, sì, molto Sarashimi style. Qualche annetto fa finì in una storia simile, caso un incidente con ragione in Italia ho risolto dopo un po', solo dopo essere stato costretto a passare nel torto. E eh, io sto cercando di evitarlo questo Petronio. Capisco che il sentimento di pancia sia quello, ma vorrei essere il più corretta possibile anche verso i miei aguzzini. Vai a nanna, ciao zietta, scusami se ti stressata stasera con questo, con questo sclero. Eh, grazie comunque, Petronio, per i bittini sei davvero un tesoro. Anna Iord, grazie mille a tutti. Abbiamo anche raggiunto Darwin stasera, l'allero, grazie ragazzi, davvero. Siete un, un, un cuore grande, un, un cuore così grande, grande, grande che sembra quasi un culo. Da quanto è grande, La nostra zia. Ok. Nel 94 qualcuno della questura di Cosenza inizia a fare delle indagini, delle indagini non ufficiali, però erano delle forze dell'ordine che comunque indagavano. Aprono non ufficialmente il fascicolo e cominciano a fare del controllo su alcune utenze telefoniche. Cominciano a mettere sotto controllo dei telefoni e fare delle intercettazioni, ma improvvisamente questi volontari. Vengono fermati, non solo quei funzionari che ci avevano lavorato vengono ad, a, trasferiti ad altri uffici, ad altri ruoli e ad altre procure. E anche questo sappiate che è un metodo molto usato. Ah, sì, stai scoprendo la verità che noi non vogliamo scoprire? Perfetto, ti spostiamo un'altra procura. Fateci caso quando un PM o degli inquirenti che fanno parte di quella procura vengono spostati appena avevano scoperto qualcosa. Perché? Perché così tu non puoi più lavorare a caso. Ma non ti licenziamo, così non è, non è palese, non è troppo palese. E, e quindi niente, vengono tutti spostati, trasferiti, eh, i risultati di quella inchiesta non ufficiale vengono distrutti, spariti e distrutti. Quindi anche queste intercettazioni dalle quali magari sarebbe venuto fuori qualcosa. Ciao, 25 anni dopo vogliamo a... il 2004. No, vabbè, 25 anni dopo l'89, fate voi i conti per favore. 25 anni dopo la sorella donata riceve una telefonata da un uomo. Misterioso, inizialmente misterioso, poi ovviamente è stato chiamato. Quella sera di tanti anni fa, mi dice quest'uomo: io ero poco più di un ragazzo e mi trovavo dietro quel camion. Ero lì e questo camion lo vedo frenare improvvisamente. Io dietro di lui mi fermo pure, ma poi non ripartiva. Perché non riparte, mi chiedo, cosa è successo? Scendo e vado dal lato destro, era buio camminando inciampo e purtroppo ho inciampato nelle gambe nelle gambe immagino il povero Dennis grazie Federico che sai contare grazie mille vado poco più avanti e sono rimasto scioccato l'autista era ancora nel camion io apro lo sportello e lui diceva non c'era non c'era io non l'ho visto non l'ho visto non l'ho colpito era già per terra era già per terra io non convinto ho guardato la cabina del camion e non ho visto nessuna ammaccatura. Le posso dire che dal lato di là della strada mi sono accorto che c'erano tre persone, di cui una donna, una ragazza forse, e una macchina nera. E questa donna urlava disperata, ma urlava veramente disperata. Quindi io attraverso la strada e vado dal lato di là. C'erano due uomini e dico a questa signora, ma è un vostro parente? E lei continua a urlare, quindi questi due uomini la prendono, aprono lo sportello della macchina e gliela infilano di forza. Poi sono ripartiti tutti. Ora questo emerge 25 anni dopo. E se ci fosse... cioè, a me mi ha lasciato un po' così questa... Questa dichiarazione non solo perché arriva solo dopo 25 anni, ma perché mh, inserisce sulla scena del crimine molte persone, molte persone che poi non sono state prese in considerazione e questo ci sta perché non volevano indagare, quindi ok. Sì, grazie, lo so, io non so contare, cioè proprio non so contare mentre sono concentrata sulla narrazione, sia mai che poi. Grazie Nancy per sei mesi. Grazie mille. Grazie per tutto il lavoro che fai per noi appassionati di crime. Sì, lo so perché Twitch è cacchino, e quando fate i, i, le sub per tanti mesi non me lo segnala, sto malandrino. Non me lo segnala. Grazie Nancy, però sei un amore. Giuro che cercherò di sopravvivere ancora per garantirti altri sei mesi di live. Giuro. Giuro io non so contare proprio perfetto Aghi a posto a posto ora hanno pensato la famiglia di Dennis ha pensato ma non è che magari queste la donna e i due uomini erano le sagome viste dai compagni di Dennis al cinema Donata quindi chiede al, all'uomo che ha chiamato a questo testimone direi anche quasi super testimone di rendere pubblica la sua dichiarazione ma lui gli risponde che: eh, Ma qui sai, sono in Calabria, io ho figli e famiglia, è una zona molto difficile dove sopravvivere. Quindi sembra che l'uomo sia stato minacciato da persone legate all'essere in Calabria per l'appunto. Comunque, questo qui, per quanto non volesse fare mh, nessuna dichiarazione perché aveva paura, c'è la famiglia e tutto. Verrà comunque interrogato dagli inquirenti, ma nel momento in cui verrà interrogato ritratta tutto. Quindi anche questa telefonata rimane qua nel limbo. Negli anni ragazzi, qua sono passati davvero tanti anni, il caso ormai era passato come suicidio, eccetera. Ah, 2069, cioè abbiamo il donatore, il donatore è un po'. Mm. Sosteniamo Buca che lotta per la True Justice. <ride> Grazie. <ride> Grazie davvero. Tra te e Cyrus, non so chi sia quello più <ride> convinto. In alzano tutti sappiamo perché in Italia tanti preferiscono non immischiarsi in certe cose nemmeno come testimoni. Già, tant'è che tante volte quando trovi un cadavere ti conviene girarti dall'altra parte perché sia mai, sia mai, quello che trova il cadavere chiama... Veramente. Comunque... Negli anni, come sapete, sono state fatte millantamila teorie, una delle quali, quella che vi dicevo all'inizio, era legata, cioè vedeva l'omicidio di Dennis legato al, allo scandalo del Toto Nero. Poi qualcuno di voi ha detto che non si chiama Toto Nero, si chiama in altro modo, insomma io dal Corriere ho letto Toto Nero, anche il Servizio delle Iene ha parlato di Toto Nero, quindi ho detto se lo dice il Corriere cioè, se dico le Iene ci credo poco, ma se lo dice il Corriere mi fido. Quindi <ride> ho detto "Ah, sarà vero". Poi magari ovviamente, correggetemi se ho sbagliato qualcosa di calcistico, prendetemi tutta la libertà di darmi della nabba e correggermi sotto nei commenti o qui in chat, perché ovviamente io purtroppo non sono una pallonofila. Si chiama cos'è i tempi? Ok. No, io pensavo quando ho detto tutto nero, no? L'omicidio potrebbe essere legato al toto nero. E io immediatamente ho pensato al toto morto. Cioè, quelle scommesse che tu fai gnando, in Nando in cui Bip muore quell'anno. Ma non ho mai pensato che chi aveva scommesso, che ne so, sul Berlusconi andasse a uccidere Berlusconi per vincere la sua scommessa. Cioè, in quel momento ho detto: Cazzo, non è che magari qualcuno ha scommesso sulla sua morte, visto che è così giovane? La scommessa vale tantissimo e l'ho ucciso. Per vincere la scommessa, no, invece no, non era, non era il fantamorto, era il fantamorto, ma è un, è un, alt è un altro tipo di, di giro. Io, nella mia, nel mio vedere il mondo ancora come avessi otto anni, comunque, è uno scandalo italiano, il totonero, che è avvenuto negli anni '80 e prevedeva delle compravendite da parte di alcuni calciatori. Il, il direttore del Cosenza, che si chiama Ranzani, sono anni che ripete che questa teoria non ha senso. Perché innanzitutto chi avesse voluto corrompere un giocatore avrebbe scelto un difensore, un portiere o un attaccante. Non certo un centrocampista. E poi lui dice Dennis non era proprio tipo da queste cose, ma non è neanche un... Una cosa che gli sarebbe convenuta a lui, visto che doveva passare in Serie A da lì a poco, quindi non aveva, non aveva senso. Guarda questa cosa. Grazie, detective Pikachu, mi fai sentire meno a disagio con la mia ignoranza riguardo al calcio. Grazie, Taromatona. Grazie mille, grazie mille. Altri? Invece hanno ipotizzato che centrassero dei brutti giri di droga legati all'andrangeda. Perché c'erano voci, poi lo sapete, che sono sempre voci, spettigules: si diceva che la Malavita usasse il pullman del Cosenza per portare la droga al nord. Che è geniale come cosa, eh, però. E poi c'è stata una misteriosa ragazza che poi è sparita nel nulla, che ha telefonato più volte a casa Bergamini sostenendo che la droga non veniva portata con il, ca il camioncino lì, il furgoncino del Cosenza, ma bensì da Dennis in persona, ma a sua insaputa. Cioè lei dice che la droga gli veniva nascosta, di nascosto da lui, in delle scatole di cioccolatini che Dennis inconsapevolmente recapitava durante le, trasfer le trasferte e lei sosteneva che nella marzerata di Dennis ci fossero dei doppi fondi in cui venivano nascosti questi cioccolatini, queste cose buonanotte Cody, buonanotte a chi sta cedendo scusate oggi ci ho messo un po' più di tempo perché ho avuto la mia sclerata, non succede più, ve lo prometto non succede più, per un po' di tempo almeno non succede più, spero di dovervi dare solo buone notizie d'ora in poi Ecco che la macchina di Bergamini quindi viene di nuovo, la Maserati viene di nuovo analizzata, tra l'altro verrà analizzata anche dai RIS. E risulta uguale a come è uscita di fabbrica, quindi non c'erano assolutamente vani segreti, doppi fondi o cose varie. Quindi Ecco perché voleva la macchina, no? E in realtà questa ragazza sembra che abbia detto una cacata, che abbia chiamato la famiglia Bergamini e gli abbia detto una cacata. Io, tra l'altro, non capisco, sinceramente, va bene i mitomani, va bene che esistono i, i pazzi nel mondo, ma eh, non capisco se sei pazzo o sei stronzo a una certa, perché ok che sei mitomano, ok, però sei pure stronzo, cioè non puoi così tante persone... Hanno chiamato a casa Bergamini questa povera famiglia che è stata anni e anni e anni con il dubbio, e ancora ce l'ha: il dubbio di cosa è potuto succedere al proprio figlio, al proprio fratello. E ovviamente ogni telefonata che poteva in qualche modo dipanare questi dubbi, queste ombre, poteva essere una manna dal cielo. E rispondevano ovviamente a ogni telefonata e tenevano in considerazione ogni dichiarazione perché. Ci sono dei soggetti che si divertono in questo modo. Io vi giuro una cosa che, per quanto mi piace indagare la mente criminale, non, non riesco a capire perché. Se, se sei un serial killer ti capisco meglio. Che, che, che sti stronzate. Magari il suo compagno si è confusa con un altro. E eh, però, c'è tutta sta gente che parla alla leggera, chiama, dice cose. Cioè dobbiamo anche metterci un po' nei panni di una famiglia che sta soffrendo e quindi è sempre lì con la speranza, no? E, e non si può sempre disattendere una speranza, illudere, cioè ogni illusione è distrutta, guardate anche po' la povera Piera Maggio tutte le volte che abbiamo trovato Denise, cioè veramente ogni speranza distrutta è una ferita che si apre. Quindi è come se ogni persona che dice una cazzata, sapendo che sta dicendo una cazzata, vada a dare una coltellata a sta gente. E non è giusto, non è giusto. Cioè io lo dico sempre, parlate quando sapete, parlate, denunciate, eh, aiutate. Ma ovviamente quando sapete, non così, giusto perché voglio cavalcare l'onda di quello che si dice, quindi chiamo per farmi bella. Dai. Comunque... I familiari e gli ex co colleghi, compagni, non hanno mai creduto a queste teorie strampalate. Eh, Tant'è che tutti sono belli uniti e coesi in un'unica ipotesi: c'è lo zampino di Isabella. Isabella sa sicuramente e probabilmente è autrice del delitto. Ma vediamo un po' bene la situazione di Isabella. Allora, Isabella, come vi ho già detto prima, era veramente appiccicosa, possessiva, morbosa, assillante, pazza con Dennis, veramente stalker stalker pazza, semplicemente. Eh, vi ho già raccontato nei dettagli, diciamo, la sua follia, e vi dico che è stata proprio questa la situazione che poi ha portato Dennis a voler rompere definitivamente, cioè non più tira e molla, ma proprio rotti, 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 rotti. Come Giulia che è all'ospedale... Povera Giulia... Ciao... Mi dispiace che sei lì all'ospedale... Spero tu non sia troppo rotta... Plot twist... Alcuni mesi prima della separazione... E qua... Sarei tu: tipo... Occhio bocca occhio... Isabella... Era incinta di Dennis... O almeno... Così aveva detto a Dennis... Sono incinta... Lo guarda e gli dice... Ciao, sono incinta. Eh, che facciamo? Abortiamo o lo teniamo? E Dennis, per questa gravidanza è sempre stato coerente e deciso. Lui ha detto: "La scelta è tua, è il tuo corpo. Quindi, vuoi abortire? Abortisci. Lo metti al mondo? Io lo riconosco e lo mantengo. E lo mantengo." Ma una condizione, non ti sposerò mai. Mai. Prendi tu le tue decisioni. E peccato che Isabella, l'unica cosa che voleva con questo bambino era farsi sposare da lui in modo tale che poi basta con tutte ste manie che me lo portano via. Dopo eh, lo incastro col bambino, mi deve sposare. Invece, lui, furbone, furbone è stato molto scaltro, nel senso in modo positivo, ovviamente. Che gli ha detto: guarda, per correttezza, io non sono una bestia, sono un uomo, mi prendo le mie responsabilità. Se nasce un bambino, lo riconosco e lo mantengo ma col cazzo che ti sposo perché io con te non ci voglio avere niente a che fare col bambino sì con te no e questo molto probabilmente è il motivo della morte di Dennis questo è il movente questo è il vero movente comunque <ride> Dennis quindi è stato sempre molto corretto nei confronti di Isabella su questo punto ma Sappiate che rispetto a questa gravidanza soltanto due persone, oltre a Dennis e Isabella ne erano a conoscenza, ovvero la sorella di Dennis, Donata e la zia di Isabella. La zia di Isabella è molto contrariata dal fatto che Dennis non voglia sposare Isabella, perché così lede dell l'onore della famiglia, capito? Cioè, nel senso, è una questione di onore. Infatti, tante volte questa zia chiama la sorella di uh, Dennis per dire, ma anche i genitori per dire no, ma si devono sposare, perché questa cosa non si può vedere, perché poi stanno insieme e eh, non si sposano, è una vergogna, lui ha sporcato la nostra bambina, adesso che sono stati insieme si devono sposare a tutti i costi. Insomma, c'era un modo di vedere le cose molto differente tra nord e sud all'epoca. Isabella decide comunque di abortire Cioè dopo aver chiesto 50.000 volte a Donato Se eh, lui l'avrebbe voluta sposare o meno Lui è convintissimo sul no, non ti sposo, no, non ti sposo, no, non ti sposo E vabbè, e allora abortisco Cioè della serie ti piace proprio essere mamma Cioè lo spirito materno su questa gravidanza La senti come tua No, se lui non mi sposa abortisco Chi se ne frega del bambino, perfetto Quindi Donata La sorella la accompagna dal suo ginecologo, che tra l'altro è un ginecologo di Lugo di Romagna, il dottor Esposito si chiamava, molto bravo, che eh, all'epoca le fece l'ecografia la... e disse «Signorina, ma lei è già al quinto mese e mezzo di gravidanza, qui non si parla certo di aborto!» «Raga, cinque mesi e mezzo stava! Cinque mesi e mezzo!» Hai ragione, Melissa, ti voglio bene. Cinque mesi, ma. E eh, infatti, Ginecolo gli dice: Ma scusa, come hai fatto a non accorgertene? E fa: Eh. Ma. Eh, io ho il ritardo nel ciclo, sono irregolare nel ciclo, anche se non mi venivano da un po', non me ne ero accorta. Ah sì? Vuoi well, la verità? Secondo me lei era convintissima che presentandogli una gravidanza, quando ormai non era più possibile abortire, allora lui si sarebbe sentito in obbligo di sposarla. Ma che cazzo, non aveva funzionato! Questo piano non ha funzionato! E ehm, ovviamente però il ginecologo le dice, ehi... Sei fuori dai termini previsti dalla legge per interrompere la gravidanza, quindi qui un'interruzione di gravidanza assolutamente non si può fare, ma al limite puoi pensare a un'adozione. Isabella si incazza con questo ginecologo e insiste, dice: No, me lo deve fare, io non la voglio questo bambino, io lo ammazzo con le mie mani, cioè, è arrivata a dire cose del genere. E, e poi una certa urla, sempre lì con la sorella presente e Dennis presente, dice Ah, io comunque ho una zia, che si chiama Tina, di Torino, tramite contatti con il partito radicale Lei sa dove eh, c'è una clinica all'estero che può farmi abortire anche dopo i 5 mesi mi Può far abortire quando mi pare, vaffanculo Italia E io pensavo che fosse un un sogno così un, un, un fake un, una pazza sì veramente pazza questo forse una fantasia no e invece raga Dennis e Isabella nell'estate dell'87 per questo succedeva nell'87 tra l'altro partirono per Londra dove lui la accompagna ad abortire in una clinica che si chiamava all'epoca non so se esiste ancora ma si chiamava l'IGAM clinic L'IGAM, Ciao furlanna. E... Ragazzi... Abortito. Io vorrei sentire sinceramente... Cioè io ragazzi non sono assolutamente anti-abortista. Anzi cioè ab ab abortirei quelli già nati. Però... Anche gli adulti abortirei se potesse. Ma... Sinceramente... Cioè, cinque mesi e mezzo non pensavo fosse una cosa fattibile. È un parto, ma sì, infatti. Questi mesi è un parto. Oltre il quinto mese, eh, oltre il quinto mese. Cioè, ha fatto la visita dal ginecologo che era cinque mesi e mezzo. Tempo che prendi appuntamento, ti organizzi, fai il viaggio, vai in Inghilterra per alla Lygeum all Clinic per fare l'aborto. Saranno passate altre due settimane. Sei, sesto mese. Io necessito di una. qualcuno che lo sappia, perché io veramente non ho tempo di farmi troppe ricerche al riguardo. Qualcuno che lo sappia se nell'87 la Legam Clinic, scritto L-E-I-G-H-A-M Clinic, facesse davvero queste cose. Sono. Sono basita. Sinceramente sono basita, ma vabbè. Comunque, torno in Italia. Poco dopo il loro ritorno in Italia. Dennis la lascia, lascia eh, Isabella, ma Isabella, come al solito non lo accetta, lo cerca di continuo, lo aspetta fuori casa, fuori dal ristorante, le fa gli agguati, praticamente la Stalker, no? E nove giorni prima della morte di Dennis, Isabella si confiderà con la sua amica Tiziana Rota, che sarà anche un importante testimone durante il processo. Tiziana Rota, all'epoca dei fatti, era fidanzata del compagno di squadra Maurizio Lucchetti. E erano molto amiche queste due, per quanto Isabella abbia cercato di sminuire negli anni l'amicizia con Tiziana, in realtà erano molto molto unite, tanto che appena era morto Dennis. Um, Isabella passerà dieci giorni a casa di Tiziana per riprendersi dal trauma. Poi Tiziana racconterà che era la persona più felice che avesse mai visto nella sua vita in quel periodo, ma ok. Comunque, Isabella, quando parla con la sua amica Tiziana, era molto agitata e dice alla sua amica che uh, Dennis non la voleva più rivedere. Al che Tiziana le dice, eh vabbè era ora, cioè, mo basta, avete una, rela una relazione tossica di merda, meglio così per entrambi, no? Isabella allora risponde, una frase che anche ai processi di questi giorni si sta tirando fuori molte volte. Perché lei risponde, piuttosto che di un'altra, preferisco che sia morto. Lui deve tornare da me allora io ho paura perché questa frase l'ho pronunciata anch'io quando avevo 17-18 anni anche dopo però era un pensiero cioè era, era un pensiero perché poi io avevo le manie le manie di insicurezza nelle mie cose sì ma non avrei mai poi fatto no? anche perché poi la mia testa funziona in maniera strana cioè divento super dipendente di quella persona lì super gelosa eccetera ma poi quando ho deciso che è finita non me ne frega più un cazzo e per quello io dico che non so amare, io non so assolutamente amare, non so cos'è l'amore quando le persone ehm, me lo descrivono. Io non, non lo capisco. Cioè non, non... L'amicizia sì, la parentela, tantissimo. Eh, sono veramente un sacco come dire, brava nell'amicizia, ma con le relazioni ehm, come dire romantiche faccio cagare, faccio cagare tanto, non capisco perché. Eh, il sito è in inglese però guarda che fanno massaggio: Agopuntura No, no, ma dobbiamo capire nell'87 adesso, oggi oggi è sicuramente cambiata quella clinica lì. Poi come quando minacci qualcuno di morte, perché ti sta sul cazzo e sei tiltato. Se poi succede che secca, quelle parole pesano, capito? Quindi attenzione alle nostre parole: perché non sia mai che. Siamo la persona sbagliata al posto sbagliato, al momento sbagliato, eh. Attenzione, te teniamocele per noi, queste cose. <ride> teniamocele. Avete trovato niente? Siete che avrà avuto una brutta fama per questa cosa? Il cugino di mia cognata, quando la sua compagna era incinta, Scoprirono che il bambino aveva una malformazione che colpiva 300 bambini nel mondo, quindi senza cura. Volevano abortire perché non esisteva cura per questa malattia e non se la sentivano di far diventare una cavia quel povero bambino. Sono perfettamente d'accordo. Ma era dopo i tre mesi e quindi in Italia non è possibile, quindi andarono in Francia. Era il 2013, ma ci sono posti fuori dall'Italia che aiutano in queste cose. Grazie Basita dalla vita, grazie per questa informazione. Io sono farmacista, mi diletto un po' di storia e legislazione della medicina. In Cina si faceva spesso. È più sicuro un parto per mamma, qualsiasi pericoli per mamma. So che ora anche in Gran Bretagna le leggi sono cambiate. Ai tempi cinque mesi era reato in Italia, ma anche farlo all'estero. Ecco, a conferma di questo sappiate che nel portafoglio di Dennis ancora c'era... Il biglietto da visita di questo ospedale. E poi ci sono le foto di loro che sono uh, in Inghilterra davanti alla clinica per fare questa cosa. Quindi non... cioè, ci doveva, esist doveva esistere per forza questa clinica. Che poi gli abbiano fatto questa operazione tramite gli amici della zia che avevano gli agganci con i radicali, non lo so. Possibile, eh? Possibile. Però, viene da dire, strano. Grande, grande, scogna. Ben arrivato. Allora, tra l'altro, altro plot twistone, guardate un altro plot twistone che tanto hm, non finiscono più. Dennis in realtà pare che avesse ufficialmente un'altra ragazza. Cioè, che ci fosse già da un pezzo, tra l'altro, una nuova fidanzata, tale Roberta. Ci torniamo tra un attimo su Roberta, ma... Considerato che eh, questa Isabella si diceva io sono fidanzata e sono fidanzata e sono fidanzata, cioè in realtà Isabella era considerata da Dennis la matta da tenere a bada, da secondare ogni tanto un po', ma lui faceva progetti con Roberta. Roberta, che era pienamente consapevole della situazione con Isabella, che era quasi una mezza mitomane con lui a momenti che continuava a dire il mio fidanzato è il mio moroso, andiamo a vivere insieme, andiamo a vivere ci mi sposerà. Quando lui in realtà non se la cagava più da mesi, era semplicemente lei che gli faceva la stalker, e ogni tanto lui era gentile solo per assecondarla perché gli faceva paura, sta tipa. Ecco qui che siamo davanti a una forma di violenza di genere in cui è la donna che fa violenza sull'uomo. Vorrei che lo teneste presente. Esistono anche queste eh, circospecie. Fatti specie, che circospecie, fatti specie. Ma tornando alle due ragazze che stavano parlando tra di loro. No? Eh, che gli, che mh, Isabella dice a Tiziana: no, meglio che morto che con un'altra. A un certo punto eh, arrivano due ragazzi che si avvicinano a loro. Sono i cugini di Isabella che si avvicinano mentre lei, mh, loro due parlano. E Isabella frettolosamente dice a Tiziana: Cambia discorso non è l'altro. Eh. eh, ma sai, il vestito che ho visto ieri. Eh? Che figata! No, ma tu l'hai provato! Al che si, si avvicinano questi due cugini che chiedono, oh, tutto a posto? E Isabella dice, sì, sì, tutto a posto e quindi questi se ne vanno. Al che Tiziana, l'amica, le chiede perché hai cambiato discorso in questo modo davanti ai tuoi cugini? E Isabella le dice, terrorizzata, le dice, i miei cugini non devono assolutamente sapere che Dennis mi ha lasciata, altrimenti lo uccidono. Lo uccidono per l'onore della famiglia, perché lui ha sporcato il mio onore e se la mia famiglia lo viene a sapere lo fanno fuori. Forse a un certo punto, Federico, eh, scusatemi, ehm, Isabella ha pensato bene che la sua famiglia forse non la pensava così male e ha detto, vabbè dai, famolo. Niente da pensare questo. L'onore, eh, l'onore, l'onore, raga, l'onore. E insomma, pochi giorni dopo la morte di Dennis, però, Roberta, la fidanzata quella vera, eh, Roberta Alleati, che tra l'altro loro dovevano mantenere la loro relazione segreta per paura che Isabella potesse fargli del male o farsi del male. Quindi anche Roberta, per quanto, insomma, stesse bene con Dennis e tutto, però stava molto attenta a non farsi scoprire da Isabella perché temeva una sua reazione, temeva addirittura, insomma, roba violenta, no? E quindi Roberta scrive una lettera alla famiglia di Denis dopo la sua morte. Dice: Innanzitutto, vabbè, si scusa per non essersi mai presentata con loro, ma ehm, una cosa che scrive, che tra l'altro è manoscritta questa lettera, quindi la potete anche vedere con i vostri occhi. Lei racconta di come lei in realtà la vera fidanzata di Dennis e non Isabella come tutti pensano. E dice che con Dennis avevano un rapporto davvero molto profondo. In realtà si conoscevano da quando erano molto più giovani, perché si sono conosciuti quando lui giocava nel Russi. Perché lei è di Russi, lei è romagnola. E quando lui era andato a Cosenza si erano persi di vista. Quindi dai suoi 23 anni, poi quando lui si è messo con Isabella. Ok. Torniamo a noi, torniamo a noi, torniamo a noi. La Roberta dice un altro pro twistone. Cioè dice che dal maggio dell'89 loro due si erano fidanzati ufficialmente. Cioè nel senso sarebbe stupendo se Vanna Marchi registrasse uno spot, la pago. Se lo fa la pago, giuro. Per una cosa del genere posso pagare. Poco, ma posso pagare. Ehm... Praticamente eh, si erano messi insieme seriamente a maggio dell'89, ecco che i tempi cominciano a essere vicini con la sua morte e che ad un certo punto lui aveva addirittura chiesto a Roberta di sposarla. E forse è proprio per questo Isabella ha voluto ucciderlo, perché nel momento in cui ha visto che lui si stava già impegnando così seriamente con un'altra ragazza che conosceva già da anni ma... Avevano avuto una relazione sentimentale solo a quel punto, e addirittura non solo le aveva chiesto di sposarsi, ma erano anche andati a vedere queste proprietà, come vi dicevo all'inizio. Questa proprietà agricole dove potersi trasferire e investire su questa azienda agricola insieme e eh, crescere una famiglia insieme, credo che questo sia stato il punto di rottura per Isabella che magari lo ha scoperto o lo ha capito e le è salito l'attacco. Esatto, Albe, le è salito l'attacco di gelosia, quello peso e quindi ha detto: Vabbè, famiglia, famiglia, una roba, lo volete ammazza ammazzamolo. Nella lettera Roberta inoltre spiega, una, finalmente fa chiarezza su un punto. Cioè, tutte queste telefonate che lui riceveva e che lo agitavano, lei finalmente dà una spiegazione dell'agitazione di Dennis negli ultimi giorni prima della morte. Ovvero, lui, almeno lei racconta che lui le aveva confessato che c'era qualcuno che voleva fargli del male e lui aveva molta paura di questa persona. Lei a quel punto gli chiede: Ok, Dennis, ma chi è che eh, vuole farti del male? Ma più che altro, cosa avresti fatto di male tu? A chi? Cioè, cos'è che hai fatto di male? E lui le avrebbe risposto: L'unico torto che posso aver fatto è stato quando ho lasciato Isabella. Per qualcuno, forse, è stato un brutto affronto. Spero di risolvere tutto nel migliore dei modi. Ora... Ora... Ovviamente se è tutto vero quello che racconta Roberta... Ma eh, vi dico che questa lettera è arrivata davvero nel giro di poche... Pochissimi giorni dopo la morte di Dennis... Quando ancora si parlava solo di suicidio punto... Direi che non ci sono grosse motivazioni per cui Roberta deve aver mentito... Tanto che attualmente è eh, a testimoniare a processo... Momento passionale Esatto... Esatto... Insomma... L'avvocato della famiglia, dopo tantissimi anni in cui questo caso era stato accantonato, propone un'unica soluzione per poter riaprire il caso. Una soluzione che tante volte è estremamente dolorosa per una famiglia e che tante volte spinge la famiglia a dire no, va là, lasciamo il mondo com'è. Ma come potete vedere anche con questo caso, è stata la chiave di volta che ha permesso la riapertura delle indagini. Cosa dice l'avvocato della famiglia? Esumiamo, riesumiamo il corpo del povero Dennis. E riesumano l'11 luglio del 2017, quindi erano passati 28 anni dalla morte. Esatto, ragazzi: 28 anni dalla morte. E mm, ho detto: Guarda, non sappiamo quanto questo corpo possa dire dopo 28 anni. Ma attenzione, sembra sempre che la decomposizione vada a cancellare ogni prova. Ma mica vero, mica vero. Le ossa parlano un bel po'. E Bon si insegna, non è solo una serie di fantasia. Ma il lavoro dell'antropologo forense. È fondamentale, ragazzi, tutti noi non abbiamo magari ossa rotte, ma tutti portiamo con noi delle ammaccature, delle microfratture, dei segni che magari sono semplicemente io ho sbattuto contro una cosa, non sono mai andata a pronto soccorso, mi sei guarita da sola, tutto a posto, ma sull'osso una micro traccia, anche per quanto piccolina rimane sempre. E quindi le tue ossa possono raccontare davvero la storia delle botte che hai cacciato tutta la vita. L'11 luglio quindi avviene l'esumazione e l'autopsia darà un risultato inconfutabile. Dennis era già morto quando è stato schiacciato dal camion e tutte le ferite all'addome, cioè da schiacciamento del tir, erano post mortem perché avevano un tipo di. Sanguinamento completamente diverso rispetto, insomma, lo sapete. Chi è esperto in materia sa benissimo riconoscere una ferita post mortem da una ante mortem: post mortem, ferita dopo la morte, quindi cadavere che viene eh, in qualche modo ferito, uh, antemortem invece, ferita quando ancora il tuo uh, cuore batte, quindi il sangue sgorga, quindi anche la ferita ha delle, um, dei risultati completamente diversi. Però ecco appunto, loro vedono per la prima volta questa cosa: cioè vedono che lui ha una ferita antemortem all'epiglottide, è l'unica ferita ante mortem. E loro dicono che quella ferita deve essere provocata da un'asfissia meccanica. Quindi deve essere stato o soffocato da qualcuno o visto che non c'erano segni sul collo, molto probabilmente soffocato con una busta di plastica o con altri materiali, insomma, che gli hanno fatto perdere il respiro. Secondo i risultati, quindi, prima lui è stato soffocato a morte e poi adagiato sull'asfalto, ma attenzione, non a pancia in giù come voleva eh, Isabella, ma bensì a pancia in su. Che così ha tutto senso. Così torna tutto. La cosa incredibile e che i medici legali che hanno lavorato, grazie a Petronio Se un tesoro, che hanno eh, lavorato sull'autopsia del corpo riesumato, diranno, per loro stessa ammissione, di non aver scoperto niente di nuovo rispetto alle vecchie autopsie. E loro stessi dicono: guarda che, cioè, noi l'abbiamo fatta nuova l'autopsia, no? È venuta fuori della roba che sembra novità, ma in realtà i colleghi che la fecero all'epoca avevano trovato le stesse identiche cose. Solo che la procura non ha mai voluto prendere in considerazione l'autopsia come prova, e addirittura il medico legale non venne nemmeno chiamato a testimoniare durante il primo processo. Quindi l'autopsia, che c'è stata o non c'è stata, non l'hanno presa in considerazione. È assurdo che una prova scientifica non venga portata in tribunale perché altrimenti non combacia con la teoria che si è fatta la Procura. È follia, è follia. Cioè, la Procura dovrebbe lavorare per la verità. Quindi, cioè, altro che eh, prove scientifiche, anzi, benvenute prove scientifiche. È mai successo in altri casi che non considerassero l'autopsia? Allora, solitamente succede che... In qualche modo fanno scrivere i medici legali quello che vogliono loro. In questo caso non ci saranno riusciti, e quindi l'unica soluzione era ignorare la perizia medico-legale. Ah, non posso corromperti, allora faccio finta che non esisti. Cioè, la situazione delinquere non tocca la medicina legale, ma solo la procura. In questo caso sì, in questo caso sì. Mario Biondo, ecco, ecco. E invece no, Mario Biondo è stato ben diversa la situazione. Ok, comunque con questa nuova prova schiacciante, che nuova non è, ma lo è per motivi sopraccitati, il caso viene riaperto presso la procura di Castro Villari. Sembra un caso, ma la procura che aveva ehm, indagato prima era quella di Cosenza. Guarda caso adesso vedo un altro nome. Nessuno specifica come mai questo cambio, queste cose, ma dalla mia esperienza... Ho imparato che tante volte si cambia procura proprio perché all'interno della procura dove sono state fatte le indagini la prima volta c'era corruzione. Cambiare procura, cambiare PM, cambiare inquirenti, cambiare tutta gente che, quindi, magari non è in contatto con chi nella zona vuole quella verità, ovvero quella falsità. Può effettivamente isolare no, dalla corruzione chi indaga e fargli trovare la verità. E infatti, finalmente, la procura di Castrovillari, una volta cavati da, Cor da Cosenza, a Castrovillari ce l'hanno fatta. Perché magari non c'erano i giri strani. E quindi vengono indagati il camionista e Isabella. Nel marzo 2021 dopo quattro anni verrà rinviata a giudizio soltanto Isabella proprio perché si rendono conto che il camionista non può avere ehm, su di sé l'accusa di omicidio volontario essendo che appunto lui era morto prima che il camionista passasse. Certo però il camionista ha mentito e secondo me nece necessità insomma di qualche indagine in più magari non per omicidio ma per favoreggiamento, per... Ma niente. E insomma, Isabella oggi è una donna di più di 50 anni eh, che ha due figlie, indovinate con chi è sposata. No, che lavoro fa la persona con cui è sposata? Indovinate, così è. Eh. Indovina, indovinello. No, non fa il calciatore. No, no, non fa il calciatore. Il calciatore gli conveniva prima di uccidere una persona. Dopo che hai ucciso una persona, con chi ti conviene sposarti? Brai, poliziotto! Poliziotto che conduce le indagini! È l'otto! È l'otto! E niente, perché è sempre così? Perché è sempre così? Eh? Quando ci sono lì... Guardate anche chi sono sposate ogni tanto, eh! Ma andiamo avanti. Secondo la nuova ricostruzione della Procura, Dennis è stato forse narcotizzato prima, questo purtroppo ad oggi è impossibile scoprirlo, soffocato sicuramente con un sacchetto di plastica eh, che gli è stato messo in testa e poi trasportato oltre il, per il perimetro della piazzola di sosta e posizionato a pancia in su sulla statale 106 in attesa che passasse qualcuno a schiacciarlo. Per l'accusa ad architettare tutto è stato, proprio, è stato proprio Isabella in concorso con Ignoti. E il movente delineato dalla ricostruzione dell'accusa è per lavarsi l'onta di essere stata lasciata. Per l'onore della famiglia. Eh, finalmente! Bravi! Ci avete fatta! Bravi! Il processo è iniziato ad ottobre 2021. Regà! Io sono qui che mi lamento che ci stanno mettendo i mesi per agire sulla mia denuncia ma vogliamo parlare di questa famiglia che sono dovuti morire i genitori cioè è rimasta solo la sorella a cercare di lottare per questa povera anima a ottobre 2021 apro il processo? L'autopsia ragazzi l'autopsia che dava le prove ...che Permettevano la riapertura del processo presso la procura di, uh, di Castro Villari, sono state fatte a luglio 2017. A luglio 2017, la riesumazione, l'autopsia. Il processo è iniziato a ottobre 2021. Ottobre 2021: Cioè, io cosa mi lamento? Ma certo, cioè, vado in meno pausa prima che vadano a processo tutti gli stronzi che mi hanno fatto del male. Cioè, ma sul serio? E non hanno scontato un giorno di prigione, esatto. Dea ammettiamo di farsi dare una copia del fascicolo. Così la manda a Gippi di Palermo e dice che un omicidio non può essere scoperto dopo nove anni. Ah guarda, ne avrei così tanti di fascicoli da dare al Jeep di Palermo per fargli dire che cazzo hai detto. Eh dai, eh dai, dillo che te l'hanno fatto di... Dillo, te l'hanno fatto di... Sono minacciato, ho paura. Dillo, abbracciamo tutti, abbracciamo tutti. Comunque, la, la giustizia quando vuole ha la benda sugli occhi e poi dicono che è uguale per tutti. Sì, la giustizia è uguale per tutti nel mondo de degli insetti. Ecco, nel mondo degli insetti, forse la giustizia è brava per tutti. Comunque, niente, la giustizia, magari ecco, sicuramente non è uguale, ma una cosa sulla quale possiamo essere veramente certi è che è lenta. È lenta. Perché aspettano tutti che tu muoia in modo tale che non hai più motivo per portare avanti questi processi. Cioè, io mi chiedo veramente come fa una famiglia che ha la soluzione del caso da 20, 25, 30 anni, e anzi, ha la prova proprio vera nelle mani. Da 4 anni, aspettare 4 anni dal 2017 al 2021 per andare a processo. Perché? Perché la procura ci ha messo 3 anni a fare le indagini. Era già tutto fatto, era già tutto lì. 3 anni, 3 anni a fare le indagini. Tre anni. Cioè, io mi sto lamentando dei 9 mesi. eh. Codice rosso che però dicono che in poche settimane è tutto finito. Grazie. Grazie. Comunque, ehm... Bah bah bah, e emergono moltissime più cose dal processo dell'ottobre 2021 rispetto a quello dell'epoca degli anni 90. Tra l'altro, anche gli stessi testimoni dell'epoca diranno molte più cose rispetto a vent'anni prima. Infatti, i compagni di tennis, per esempio, parleranno molto più nello specifico... Della vedova allegra, della nostra Isabella, perché dicono appunto che la chiamavano vedova allegra? Perché dopo la morte di Denis era incredibilmente felice e appunto soddisfatta, sorridente, come non l'avevano mai vista. C'è cioè, una tipa che aveva più paranoia che eh, dita dei piedi, che era super felice. In molti, tra l'altro, raccontano che Isabella avesse questo rapporto estremamente tossico con Dennis, che inizialmente al primo processo, quando gli venne chiesto loro, ma perché si sono lasciati Isabella e Dennis? Molti dei testimoni stavano sul vago dicendo, ma boh, è finita, non lo so. Adesso invece tutti sanno perché si era rotta la relazione tra di loro e tutti sanno della malattia eh, di gelosia di Isabella e lo raccontano. Appunto, quello che vi dicevo prima, no? che annusava i vestiti, guardava la macchina per trovare i capelli, si nascondeva dietro alle macchine per ehm, fare gli appostamenti a Dennis per controllare che ora rientrasse a casa e, e niente, insomma, queste cose. Tanto che loro stessi testimoniano di come Isabella non avesse minimamente accettato la rottura al punto che era diventata una vera e propria stalker. Di dove sono? Sono Romagnola, adesso vi dico do, do, di Mordano, di Mordano, che se sapete dove è Mordano, veramente. Comunque, il processo attualmente è ancora in corso, la prossima udienza è prevista per il 25 ottobre 2022. Uh, saranno convocati il 25 ottobre i professori Roberto Testi e Roberto Bolino, che sono gli autori. Della di una delle mille mila autopsie che sono state fatte sul Bergamini e sono stati i primi che avevano prospettato la ipotesi di soffocamento perché tutti quanti i medici legali avevano riconosciuto le ferite del Bergamini come eh, post mortem, tutti le avevano visti come post mortem e nessuno aveva ancora scoperto la causa della morte. Loro sono stati i primi che avevano ipotizzato il soffocamento come causa della morte ma solo in termini di compatibilità ora capiremo che questo processo durerà i secoli vorrei portarvi ad esempio il vabbè che era un processo civile non penale quindi tutta un'altra cosa ma eh, il processo di Johnny Depp Amber Heard, che si è concluso in uh, tre settimane e qui che cioè, è iniziato nel 2021, ottobre 2021. Prossima udienza, 25 ottobre. Siamo all'ottava udienza. Sì, perché tanto. Qua chi se ne frega, fregano? Abbiamo sempre tempo. Eh, che sia mai? Che poi tanto. Che non è uno stress. Voilà. Tanto, anche se sono passati 30 anni, 40 anni, ma queste famiglie chissà che magari muoiono tutti prima che torni la verità. Eh, così ce ne laviamo le mani più serenamente. Sono svestero, parlo di eletto romagnolo. Davvero? So dove sono sia Mordano che Morciano. Amao? Dov eri? C'è l'uragano di sopra! Cosa facevi? E poi stavi anche dormendo. Io ero convinta fossi di là. Cioè... Ma Mao? Cioè... Poi ti risponde. No, lui risponde sempre, no? Perché lui saluta sempre. Attenzione. Sì, è quello che sto facendo. Dati 5. Niente. Vieni, prendili qui. Ti metto in difficoltà. Ha, ha, ha. Ha, ha. Se la prendono con calma, che gli importa se le persone soffrono? Esatto, esatto, esatto. A Mao manca solo la parola, vero? Teresa, che non mi avevo sommesso. Perché lui dormiva, capito? Cioè, lui dormiva questo, questo pollo.